l'opzione bene. dell'audio. Benissimo, Ok. benissimo. Ok, ragazzi, ora si sente l'audio perfetto perché comunque avevo disattivato l'audio per fare delle prove. Benissimo. Utilizzate la chat, potete anche salutare Stefano. Ciao Scrivete tutti ragazzi. un ciao. Stiamo iniziando. Comunque, siamo perfetti. Sono le 19 e qualche secondo. Bene, allora, qualcuno può salutare, dirmi ok audio e così iniziamo a partire. Forza, non siate timidi, eh? Scrivete ciao. Ciao ragazzi, se no lo mando via, non vi faccio dare le malizie. Allora, vediamo un po'. Ciao Stefano, buona serata a tutti. Probabilmente è su, hai capito? Ah, Cioè va giù così, eh? sì, Ok, è al dovrebbe al contrario. contrario. Sì, esatto, tutto ok audio. Ok, Pino, ciao, ciao a tutti ragazzi, siete tantissimi, benissimo. Ciao a In realtà tutti. abbiamo avuto 403 iscritti, ciao Alberto, ora sono collegati 106 Nicola. utenti, investitori, Giorgio, benissimo, Gianluca, Victor. siete tantissimo, ok, quindi si Ciao sente. Fabio, palle, eccolo lì. Ah, c'è anche Palli, Sì, eh? sì, sì. Palli, eccolo qua, mettitelo qua Intanto vicino, vedo i questo miei qua. corsisti, i miei upgradisti, allora insomma. Roberto dovrebbe essere di Roberto, Vetti perché ciao era colpo nella Roberto. procedura. Alessandro, Ok. anche un altro Alessandro. Ci hai fatto penale per i 500. In realtà, Carlo Della Rocca, 500 non sono arrivati perché sono poi, guardate, lo dico in aggiornamento live, proprio adesso mi collego un attimo alla pagina del traffico, 403. Immaginati un attimo la fatica per portare 403 persone per ascoltare questo personaggio. Quindi non siamo riusciti neanche a fare il sold out in un webinar che i fortunati che lo ascolteranno stasera, soprattutto chi non lo conosce, a mio avviso, avranno veramente da apprezzare questo masterclass, questo come si può dire, consulente certificato masterclass che comunque è Stefano Mantelli. Allora, vedo che ci siamo collegati in 117, quindi immaginate un attimo la dispersione che ci sono nei numeri, ben 300 persone praticamente si sono dimenticate di collegarsi e domani riceveranno una replica tagliata, quindi proprio per rispetto per coloro che questa sera si sono collegati. Quindi facciamo che iniziare perché sennò finiamo a mezzanotte. Allora, una buona notizia, anche se non siamo, non abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 500 iscritti. Stefano mi ha guardato un po' con insomma, con un po' di tenerezza, ma ha detto: non posso non dire la Monna Lisa. Quindi, alla fine del webinar, vi darà la strategia della Monna Lisa che veramente, veramente non esiste, da nessun libro, nessun testo sacro comunica questa malizia. Solo chi ha partecipato ai live sa benissimo che. La Monna Lisa, noi l'abbiamo chiamata Monna Lisa, lo spieghiamo perché. Perché quando tu hai pubblicato questa informazione al seminario, no, alle 7 Sì, di era sera, in una si slide, sono giusto. alzati tutti quanti a fare la fotografia e io sono entrato, ero uscito un attimo fuori. Insomma, quando sono entrato, vedevo tutte queste persone che facevano la fotografia piegate. Alla Ho detto che cos'è, slide. state fotografando la Monna Lisa lì al Louvre. Allora da lì è nata la La Monna malizia della Lisa. Monna Lisa. Quindi, Intanto lo sto perfetto. sperimentando, la Sì. sto Tra l'altro, questa migliorando. sera nei nomi vedo che ci sono anche diversi selezionati masterclass. Attenzione, non faccio i nomi perché ancora devo pubblicare la lista. Ho solo detto che Alessandro Piantini è stato selezionato ufficialmente per la masterclass per la Costa Azzurra, Azzurra. quindi sarà l'unico Vero. riferimento per la Costa Azzurra e diventerà poi il Mantelli, anche perché lo aiuterai tu, lo crescerai anche tu Della per la Costa Costa Azzurra. Azzurra. Vedo che qui ci sono diversi masterclass. Ecco, essere un masterclass cosa significa? Significa poter stare poi qua al mio fianco, o eventualmente, se uno non è di Genova, in diretta collegato, e io vi spingo, vi lancio, vi presento ai miei investitori. Quindi significa poter soddisfare le esigenze degli investitori che provengono da ogni parte d'Italia. Quindi essere un masterclass significa questo, cioè essere lì anche a preoccuparmi di essere in 500 per lui, mentre lui continuava a fare il suo lavoro, cioè Esatto, non è il massimo, ok? è Quindi facciamo vero, che iniziare perché ciao a tutti da Dubai, benissimo Mirko, tu Mirko dovresti scrivere subito a relax.immobiliare@yahoo.it se hai delle competenze su Dubai, noi stiamo cercando un masterclass certificato per Dubai, oltre che su Praga e su Budapest, ok? Quindi scrivi a relax.immobiliare@yahoo.it
e ti spiegheremo bene cosa significa diventare praticamente un masterclass solo per Dubai, per chi vorrà investire su Dubai. Praticamente diventi il Mantelli di Dubai. Ok, ora bene. Togliamo le nostre brutte facce in maniera tale che vi concentrate solo sulle slide, va bene? Iniziamo, ragazzi, abbiamo tantissimo materiale a disposizione. La durata del webinar di questa sera non la so dire, perché Mantelli bisogna fermarlo. Spero di finire per le nove. Non lasciate il collegamento, perché la Mona Lisa viene spiegata alla fine del webinar e in replica non la metto, ok? Perché eravamo d'accordo che se non eravamo 500 non avremmo fatto la malizia della Mona Lisa. Allora, chi è questo personaggio, per chi non lo dovesse conoscere? Giustamente ci sono tante persone che magari si sono unite al nostro gruppo Facebook Academy Diamond da poco. Mantelli è un nostro consulente per le aste di Genova, è un riferimento per la mia masterclass. La masterclass è praticamente una selezione di consulenti che io formo anche da zero, in questo caso tu non hai problema di essere formato, dopodiché vanno poi a soddisfare delle esigenze di miei investitori che fanno parte del gruppo Academy Diamond, che non possono studiare i corsi e non possono investire in immobili e sfruttare appunto quelle grandi opportunità che ci sono in questo momento nei crediti in sofferenza. Quindi nella nicchia aste, stralci e crediti immobiliari io cerco delle persone che hanno delle competenze e poi li promuovo, li lancio, come sto facendo in questo momento con Stefano Mantelli, quindi, che poi offrono dei servizi extra importanti, professionali, per soddisfare quegli investitori che non hanno tempo, voglia o insomma, qualsiasi esigenza di sfruttare i crediti in sofferenza, ok? Certo. Mantelli lo potete aver visto al nostro live, ai nostri live, ormai sono da 2 anni e mezzo che facciamo live e c'è sempre lui come riferimento per la nicchia delle aste immobiliari su Genova, ok? Bene, ragazzi, intanto ve lo presento. Come allora, Stefano, oltre a conoscere a memoria le tecniche per partecipare a un'asta, e quando dico a memoria dico a memoria, è un abile stratega nel selezionare affari che ogni investitore sogna ma non riesce mai a concludere. Mi ha portato e vi ho inserito un'operazione che ha fatto concludere a un suo cliente, ok, genovese, non c'entra niente con il gruppo nostro, che ha dell'incredibile. È un'operazione dell'anno scorso, sembra, sì, più o meno di un annetto, e ve la facciamo vedere. Praticamente quello che è la differenza tra un consulente di aste e un relatore di aste immobiliari è che un consulente di aste, che magari lo inviti anche a spiegare cosa sono le aste immobiliari, si impara a memoria tutte le regole burocratiche, le leggi, gli articoli, eccetera, ti fa venire il mal di testa e alla fine te ne vai dal seminario senza aver imparato nulla. Mentre invece i seminari di Stefano, e chi ha già conosciuto Stefano, per cortesia mi scriva nella sezione chat se quello che sto dicendo corrisponde a realtà o meno. I seminari di Mantelli dal vivo sono completamente diversi uno dall'altro, perché continua a inserire strategie, noi le chiamiamo bombe, eccetera. Come vedi nella sezione chat nessuno ha confermato, quindi probabilmente non ti conosce nessuno. meglio. Sì, non riesco a capire bene come funziona sta chat, sai, perché non so se è da guardare di sotto o di sopra, e questo è un problema. Ah, ci sono tanti Vincenzo. Confermo, super seminari con Mantelli. Ecco, di sopra bisogna guardare. Diabolic Mantelli, questo è lo russo. Vincenzo lo russo. Ormai vi conosco anche solo per nome. Benissimo, benissimo, ragazzi. Comunque, lui seleziona sempre affari rari e li insegna anche. Un conto è saperlo fare, un conto è insegnarlo. Ok? Ora andiamo. L'obiettivo di un investitore, ragazzi, e qui cominciamo un po' a prendere appunti, è sempre acquistare con forte sconto all'asta senza avere concorrenti. Questo è un obiettivo un po', come si può dire, un po' un desiderio più che un obiettivo, perché sì, paradossalmente questo sogno, questo obiettivo non permette a nessuno di portare a casa un buon risultato se non si hanno delle difese, degli strumenti che ti permettano veramente di aggiudicarti un immobile all'asta che sia un affare, senza la concorrenza, perché la concorrenza fa il gioco di chi acquista il credito, quindi chi acquista il credito guadagna dalla concorrenza presente all'asta, mentre un investitore che vuole comprare all'asta guadagna esclusivamente solo se sa riconoscere quegli immobili che apparentemente sembrerebbero non acquistabili,
ma che invece sono delle vere e proprie miniere d'oro, perché la concorrenza inesperta sta alla larga da queste tiste, questo tipo di immobili. Poi vi spiegheremo meglio cosa vuol dire. L'unico criterio che si ha quando ci si avvicina alle aste immobiliari è quello di scovare una casa in una via ricercata, possibilmente, con un prezzo minimo base d'asta stracciato, e poi anche che sia libero. Pensate. Questo è il criterio di ricerca. Esatto, e qualcuno, prima di andare a fare l'asta, fa anche gli scongiuri, tocca ferro, dice speriamo che non ci sia nessuno. Quando poi vanno all'asta, e c'è. Esatto, c'è il mondo. C'è il pienone. In pratica è questo criterio, è un criterio adottabile da qualsiasi persona, certo. No? Confermate, cioè chiunque, non ci vuole uno scienziato a dire che è un affare, un appartamento magari in una via di un certo livello. Il risultato è presenza di numerosi partecipanti alle aste, concorrenza composta da acquirenti con esigenze di abitazione, sono i peggiori. Quando Stefano si confronta con queste persone, lui al suo cliente dice lasciamo perdere, fai silenzio, perché questo ci vuole andare ad abitare. E quando uno vuole risolvere un problema di abitazione, non può avere rivali con uno che deve guadagnare dei soldi, perché quello che deve guadagnare dei soldi lo deve comprare a basso prezzo e rivenderlo. Mentre invece quello, se vuole solo quello stabile lì, magari per un parente, per stare vicino al figlio, è ovvio che ti fa dei rilanci che non ti permettono di andare a guadagnare niente. Investitori speranzosi di essere soli partecipano anche a 6-7 aste all'anno. Sì, sì. Ragazzi, non è che c'è un'asta al giorno interessante, quindi selezionano solo quelle interessanti durante l'anno, che ce ne saranno 6 o 7, e puntualmente aspettano la fine dell'asta per ritirare l'assegno, perché tra l'altro c'è anche quella cosa morbosa, perversa, di che non ti ridanno l'assegno prima. No, perché la proposta è irrevocabile, paradossalmente potresti aggiudicartelo se nessuno rilascia. Devi aspettare che finisce tutto sto senso. Se no, te ne vai, io l'ho suggerito a uno, se te ne vai poi te lo devi andare a prendere in studio dal delegato. Quindi, no, è meglio di prendere. Però è meglio prenderselo subito i soldi, sì. Poi anche qui questa è la differenza che c'è tra chi è un consulente di aste della mia masterclass e il consulente di aste generico, ok? Ci sono anche consulenti che pagano delle società per poter avere delle strategie per guadagnare all'asta, e come consulenti di aste hanno l'unica strategia, quella di raggruppare decine, dozzine, se non centinaia anche, di clienti e dire guarda, è uscito un appartamento che va bene per te, il prezzo minimo è basso, vieni e andiamo. Ma il problema è che cosa fa? Chiama te, chiama l'altro, chiama tutti quanti. Esatto. Il modo da creare competizione: più persone ci sono, più possibilità ha che uno della massa si aggiudichi l'immobile e guadagni così la provvigione. Invece noi con la masterclass e con la strategia, che praticamente ti ho cambiato un po' anche il modo di lavorare, certo, no? Certo. Prima tu eri uno di questi, certo. Basta che portavi gente, eccetera. Sì, o comunque li mettevo in concorrenza tra di loro. Li mettevi in concorrenza tra di loro e vabbè, è meglio lasciarle perdere. Invece in questo momento ci sono tantissimi investitori che sono presenti anche questa sera, che sanno benissimo che hanno già prepagato un servizio a te di ricerca e selezione di affare. Adesso e quando vai, do la priorità loro, cioè, tu avrai una dozzina di nostri clienti, miei clienti, no? Come masterclass. Esatto. Non è che tu li porti tutti e 12 all'asta, anche perché comunque assolutamente era una sparatoria. Anzi, chiedi prima se sono interessati, e addirittura tu vai con l'avvocato e persona da nominare, e lo fai, non li fai neanche andare poi per la loro libertà finanziaria. Ma ne parliamo poi dopo. Ok. Anche le agenzie immobiliari che copiano e incollano su immobiliare.it e casa.it, poi sponsorizzandolo anche come annuncio vetrina, pagando di più, prendono gli annunci dal portale ufficiale, prendono le fotografie dal portale ufficiale, addirittura per far vedere che non sembra del portale, vanno sul post e fanno delle foto diverse, e poi portano tantissime persone a questi appartamenti. Ora io mi chiedo, investitori, secondo voi che chance ha un investitore di aggiudicarsi un immobile all'asta con il criterio prezzo basso, quando ci sono dietro delle strutture organizzate che hanno come unico obiettivo scaricare fiumi di persone a queste aste? Non so, ma tanti hanno l'unico obiettivo di farli iscriversi, far andare qualcosa, poi sanno che non faranno aggiudicare mai nulla, perché pubblicano, fanno tanta pubblicità e si iscrivono in 60 e danno 300 euro, poi non li portano neanche all'asta perché sanno che è perché impossibile. Addirittura si fanno anche pagare come faceva Casa Veloce, come faceva Casa Veloce. Esatto. E ce ne sono tante, ma la mia fortuna è che poi questi guardano i loro annunci e chiamano me perché succede, ma conoscono me, capito? Perché dovete sapere, ragazzi, che la folla crea competizione. Gli unici a guadagnare veramente con le aste con questi criteri sono i creditori o chi ha acquistato il credito. Esatto.
Esatto. La soluzione è stata trovata negli ultimi 3 anni e pochi, ma selezionati investitori, hanno finalmente visto cosa significa investire professionalmente con le aste. Ne stai seguendo molti dei miei corsisti. E insomma, quello. Allora, vediamo un po' di regole e poi iniziamo. Cancellare dalla testa il metodo sciocco del prezzo basso e immobile senza problemi. Non è una strategia, questa non funziona, crea concorrenza. Individuare immobili che hanno sì un prezzo basso, base d'asta, ma delle problematiche che solo apparentemente appaiono non risolvibili agli occhi di chi non ha esperienza, ok? E questo è quello che poi insegni nei seminari, no? Investire in città dove le aste sono ancora un grande affare, come Genova veramente stai creando grandi soddisfazioni a questi nostri investitori a dei prezzi veramente, e vedremo di capire. Ridicoli. Anche in Costa Azzurra, ora abbiamo anche un riferimento che è Alessandro Piantini in Costa Azzurra, che sarà poi, tra virgolette, entro pochi mesi formato totalmente, gli presenteremo lo staff lì in Francia e sarà lui poi che troverà questi affari per conto dei nuovi investitori. Affidare a un professionista come Mantelli tutto il lavoro di ricerca, selezione e aggiudicazione di un immobile che sia un vero affare. Quindi chi ha delle difficoltà, chi non ha voglia di impazzire, ma che ha soltanto un obiettivo di mettere a reddito magari dei soldini, farli rendere qualcosa, affidare a te, ad esempio, come hanno fatto tantissime persone, tant'è che tu stai ultimamente un po' selezionando e rifiutando certe persone perché sei pieno di lavoro. Non posso voler accontentare tutti. Dove c'è una persona che vi fa tutto lui, dove non dovete neanche andare all'asta, perché lui va al posto vostro con persona da nominare, se l'avete l'avvocato, poi vedremo. Sì, volendo, possono venire, ma possono anche non venire e basta. Sono solo soldi, ragazzi, è ora di finirla di ragionare in termini di comodità. Se volete fare dei soldi, che vi entrano nelle tasche dei soldi a Genova piuttosto che a Milano, Roma, Napoli, eccetera, alla fine dei conti sono sempre soldi. Comprare un immobile in questo momento a Milano all'asta non garantisce, in caso di messa a reddito, una rendita interessante, che è quella che garantisce Genova, che è superiore al 10%, perché i prezzi, il mercato già è partito lì. A Milano si fanno ottimi affari acquistando il credito col saldo e stralcio, e anche lì c'è molta concorrenza. Solo due cose: o impari a selezionare immobili che presentano dei problemi e impari a risolvere questi problemi. Il live del 10 maggio 2020, che è una domenica, parla solo di questo. Ci sarà Stefano Mantelli, quindi ci sarà solo lui, ve lo faccio rivedere perché se è collegato dopo ti puoi anche gli puoi... ecco, ciao, è lui, è questo qua. Ciao a tutti. Sono il 10 maggio, praticamente dalle 8:30, 9 del mattino fino a finché non chiudono l'hotel, lui praticamente vi presenterà tutte situazioni sconosciute per selezionare immobili che apparentemente nella vostra città nessuno vuole, o meglio, che i consulenti stessi non propongono ai loro clienti perché si spaventano, che le agenzie immobiliari non pubblicizzano neanche perché non sanno risolvere questi problemi. Attenzione, non confondete problemi con andare a comprare delle case che non si possono poi mettere a reddito o vendere. Sono apparenti problemi. Apparenti problemi sono dei... Sono criticità che chi è del mestiere, chi ha esperienza, come posso essere io, le vede risolvibilissime. Oppure per chi ad esempio non può conoscere queste malizie, queste strategie, perché non può venire il 10 di maggio al seminario dal vivo, dove ci sarà praticamente, io verrò soltanto a presentarlo, sarò con voi tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Ora vi dico le novità che ha inserito, che sono praticamente le ultime bombe, malizie che ha preso negli ultimi 6 mesi, perché dovrebbe durare 15 giorni live se dovesse dire anche quelle dei precedenti seminari. Esatto. Ok, ora ci richiudiamo perché ci vediamo lontani, così facciamo che guardi concentrati. Allora, cosa affrontiamo nel webinar? Sono già passati 20 minuti. Nuova legge salva case all'asta. Nuova legge salva case all'asta. Cosa succede? Stefano ci dirà il suo parere. La super bomba promessa, la bomba per lotti, è qui, appena è arrivato, in 7 minuti, ha la pretesa che io vi debba presentare un affare in Sardegna,
ok, in una location da sogno dove costano 500, 600 mila euro gli appartamenti. Sarà una bombetta dell'ultimo minuto. E ve la proporrà, potrete anche partecipare e acquistarle. Questa qui è grazie alla strategia che vi spiego questa sera della bomba sui lotti. Poi la bomba no tax, chi è un veterano sa già che cosa significa questa malizia, però questa malizia ti permette di evitare legalmente la plusvalenza comprando come seconda casa il 26%, perché è passato al 26%. Chiamali fessi, no? Quelli che riescono a metterla in pratica legalmente. Poi cosa affrontiamo? Operazioni Genova 10%, tutti mi dicono ma com'è possibile Genova, come mai costano così poco, eccetera. Non è che costano così poco da sempre, e vi spiegheremo qual è la situazione di Genova e del momento storico in cui ci troviamo, e ci troviamo di fronte a un potenziale rimbalzo, come lo chiamo io, dei prezzi, che dovrebbe, perché il ponte è quasi finito, esatto. Adesso. Infatti tanti puntano in quell'area. Si dice che il 21 marzo le macchine passeranno di nuovo sopra il ponte. E quella zona lì, chi ha comprato in quella zona, e io, non si può vedere il sorriso, io li ho comprati tutti lì, ma no, li ho comprati negli ultimi 10-15 anni, non vedo l'ora che ci sia questo rimbalzo qua. E in questo momento però ancora Genova, essendo una città chiusa dal punto di vista imprenditoriale scarsa, non ha investitori che stanno acquistando all'asta. Ci troviamo ad acquistare immobili che addirittura, come hai fatto tu ieri, la procedura non va più avanti, cioè preferiscono non venderli più all'asta. Io avrebbero rinunciato. Poi parliamo dell'area 51, ragazzi. Obiettivo 20%. C'è una zona di Genova che io e Stefano chiamiamo area 51, perché è genovese, è la zona insomma la zona del Porto Antico, che a breve diventerà la zona più ricercata da investitori provenienti da tutta Italia. Devi sapere che io ho conosciuto nel mese di novembre, ci sono anche delle foto, un grandissimo avvocato, un professionista di livello, ci siamo visti prima a Genova, poi a Milano, che è praticamente un accreditato marketplace per i crediti immobiliari, e mi ha detto che praticamente tutti i suoi clienti stanno valutando posizioni nel Levante e nel Ponente Ligure. Si parla di clientela di un certo livello, cioè che hanno dei budget superiori ai 300.000 euro, perché a Milano con 300.000 euro non trovano più niente. Esatto. Quindi quest'area qui, area 51, io l'ho chiamata così perché è un'area perché deve essere tenuta più riservata possibile. Certo. Cioè, dare questa comunicazione a 500 persone significa darla praticamente a nessuno, nel senso che 500 persone su milioni di investitori non è niente. Però questa è una zona veramente che sta per esplodere, e veramente ci sono delle aggiudicazioni un po' superiori rispetto alla zona vicino al ponte, ma che danno dei rendimenti in attesa del rimbalzo dei prezzi superiore al 20%. Poi vi parleremo anche dell'upgrade, che è una novità assoluta per questa zona nell'area 51, dove Stefano vi potrà selezionare degli affari molto particolari. L'unica cosa, e questo mi è un po' dispiaciuto e l'ho dovuto correggere seduta stante, mi ha detto che lui lo vuole rendere disponibile solo per un partecipante a questo webinar, perché c'ha delle sue motivazioni, non per fare marketing o cosa, perché sta seguendo comunque anche altri investitori, certo, eccetera. Non ce la farei. Okay? Quindi vedremo quindi cosa vuol dire l'upgrade per avere degli investimenti al 10%, con l'obiettivo del 10% col 3 più 2 cedolare secca, tassazione 10%, e poi parleremo anche ovviamente del live del 10 maggio, perché qua dovrai dirci che cosa... Certo. Ci parli, e alla fine il regalo promesso, il regalo non promesso, perché ho detto che l'avrei oltre i 500, oltre i 500, però stesso, alla fine del webinar, quindi più o meno verso non lo so, le 8:30, le 9, non lo so quando sarà, vi darà la malizia della Monna Lisa. Quindi chi la conosce già può andare anche a mangiare prima, ma chi non la conosce, questa malizia qui, chi la sa, lo sa, ok. Comunque lo sto perfezionando sempre, ogni ti giorno. Ti difende da una truffa legalizzata che può costare in certi casi anche 15, sì, 20, 30 mila euro. Il mio cliente 40 mila. Che tu paghi contento anche di pagare. Quindi immaginatevi un attimo il regalo che vi facciamo questa sera. Con questo rischi di fare affari bomba, e dirò perché non solo risparmi i soldi, ma compri immobili a cui nessuno va a fare offerte. Perché tu proprio perché non era promessa,
Quindi, siccome qui siamo nel mio punto vendita, non so se vedete, no? Vedete un po' dietro c'è il mio ufficio, il mio punto vendita, siamo lontani dalle famiglie questa sera per dare delle informazioni completamente gratuite. E poi ho dovuto insistere anche per far venire tutte queste persone qui, quindi, siccome non era promessa, la daremo alla fine del webinar, però la taglio. Cioè, non la vedranno in replica, quindi state collegati perché, giustamente, come stiamo noi qua fino alle 21, e poi dobbiamo anche andare a casa, state anche voi a seguire. Giusto. Che poi deve essere un piacere seguire, non vi devo obbligare poi a rimanere, per carità. Comunque iniziamo, ragazzi. Allora, la malizia della Mona Lisa vi farà risparmiare un sacco di soldi per chi non la conosce, ok? Andiamo avanti rapidamente. L'obiettivo di questo webinar, cosa ci dobbiamo portare a casa? Anzi, siete già a casa. Aumentare le vostre competenze, investire in zone con rese locative del 10% e anche investire in zone con elevatissima resa locativa, ok? E ne vedremo poi cosa si tratta. Allora, prima di parlare della legge salva casa all'asta, per chi non facesse parte dei 103, ok? 103 iscritti al live del 10 maggio, ok? 10 maggio 2020, domenica, Tower Hotel Genova, che fa parte di una giornata di tre live, cioè inizia l'8 con le aste Costa Azzurra, il 9 con stralci e crediti e il 10 con le aste immobiliari con Stefano Mantelli. Ecco, per chi si vuole iscrivere, visto che i posti gold per le tre giornate sono esauriti, per chi si volesse iscrivere questa sera e unirsi ai 103 già iscritti al live, c'è la promozione per soli 5 posti. Ora vi spiego perché soli 5 posti. Perché c'è la possibilità anche di potersi poi sedere, acquistando il pranzo, nel tavolo riservato con Mantelli, dove chi ha avuto piacere di stare nei precedenti live seduti al tavolo con lui, lontano da telecamere e da registratori, io sono andato sempre spesso a riprenderlo perché esagera. Vi darà delle informazioni a questi 5 che non potrebbe mai assolutamente svelare in un seminario. Mai. Quindi, solo alla cena delle pranzi delle malizie l'avevamo chiamato. Quindi, siccome io adesso qua vedo che siete collegati in 180, ok? E siete 103 al live, quindi significa che qualcuno non ci sarà, quindi può prenotare, ci sono 70-80 persone che possono prenotare solo questi 5 posti. Ora vi spiega cosa vi insegna il 10 di maggio, ok? Attenzione, non è il classico seminario sulle aste che vedete in rete, che vi mettono anche a 1000 euro, 1500 euro, dove ci sono il 70% di solfoni burocratici che vi fanno addormentare e c'è solo il 30% di qualche strategia. Ora io vi dico che cosa vi darà Stefano quel giorno lì. Ora, non so se avete visto, in basso, se state guardando con il cellulare, vi è apparso un pop-up dove do le copie disponibili, 5 per prenotare con Stefano Mantelli il 10 maggio e unirsi ai 103. Però questi 5 avranno un privilegio che potranno comprare, aggiungendo 27 euro a 197 euro più IVA, uno dei 5 posti seduto con te, praticamente un'oretta e mezza, dove io ti lascio senza briglie praticamente. E senza microfono. Ora Stefano, mi puoi dire le novità assolute che ci darai quel giorno? Quindi anche se hai già prenotato, comunque senti cosa ti aspetta. Dimmi un attimo, dai. Ma allora, alcune... Intanto potete anche vedere un attimo il link, cliccate col ditino sotto, chi vuole venire il 10 maggio, lì c'è il prezzo, sono gli ultimi 5 posti gold. Poi siamo esauriti, ci sono solo posti Platinum che costano 1.500 e dei ticket VIP che però sono riservati al mio gruppo di affiliazione, quindi io non posso vendere. Ok, quindi sono gli ultimi 5 posti gold. E intanto che sentite Stefano, assicuratevi se volete venire, perché poi, come finiscono i 5 lo comunico e arrivederci e grazie su questo giorno qua. Senti un po'. Ma allora vi darò alcune malizie veramente utili per poter fare affari unici, perché io le sto testando, quindi non sono solo cose teoriche, ma le vedo, mi capitano all'asta. Ad esempio, dici un po' che quali sono le una malizia importantissima sul diritto di abitazione, ok? Ora non voglio entrare nel merito perché lo dovrò dire, ma è una problematica che uno scarterebbe. È una problematica che scarterebbe e che veramente consente di aggiudicarsi immobili magari che valgono 120.000 a 20.000 euro.
quindi una strategia ottima per fare speculazioni di rivendita. Ok, questa è una cosa importantissima che pochissimi sanno, compresi i delegati, compresi gli avvocati e compresi i giudici. Poi vi darò delle malizie fondamentali che a me stanno portando moltissimi clienti su come risparmiare un sacco di soldi, perché il guadagno, soprattutto se volete fare una rivendita, non è soltanto quanto margine ho, ma quanto risparmio. E ci sono migliaia di euro che si possono risparmiare nelle spese di trasferimento, cose che non sapete. I delegati, quando fanno i conti, non lavorano per voi. Giustamente, sono superficiali, quindi a volte vi mettono delle spese che non sono dovute e voi non lo sapete. E io lo vedo con tantissimi investitori. Poi parlando mi dicono, ma ho pagato anche questo, non era da pagare. E poi non vi danno delle informazioni fondamentali anche per avere delle agevolazioni fiscali, che non tutti conoscono. E se non le chiedi prima del decreto di trasferimento, quando arriva il decreto, ormai l'agenzia delle entrate te lo liquida così e te lo devi pagare così. In certi casi puoi chiedere rimborso, ma intanto paghi, tiri fuori un sacco di soldi e dopo un anno, se ti va bene, te le rimborsa. Quindi fondamentale, vi dirò come risparmiare un sacco di soldi. Poi ci sono delle, veramente queste ne capitano 6 o 7 all'anno, ma sono bombe incredibili, su immobili che arrivano a prezzi molto bassi, magari vanno all'asta, arrivano al quarto, quinto, sesto tentativo di vendita, immobili che nessuno vede. Allora io cosa faccio? Io lo vedo, magari pochissimi del settore, pochissimi del mestiere come me lo possono vedere, ma alla fine siamo da soli in tribunale. Questo è fondamentale anche per la masterclass. Perché quando io ho un immobile così, che arriva a un prezzo stracciato, cosa faccio? O lo compro io, oppure dico faccio il consulente, che è meglio, lo propongo a chi è disposto a pagarmi molto bene. E questi sono immobili pubblicati male. E questa è una malizia, questa che fondamentale. La conosce soprattutto per chi opera a Milano, Roma, in quelle zone lì si va a trovare delle cose che sono veramente... Esatto, poi c'è una malizia importantissima sui immobili commerciali, perché i immobili commerciali, a differenza dei immobili abitativi, che anche nel libero mercato non hanno problemi di accertamento, non hanno problemi, perché comunque dal 2006 c'è la legge che tu, tra due persone fisiche, fanno una vendita di un immobile abitativo, possono venderla a qualunque prezzo, purché paghino le tasse sulla renta catastale, e quindi non c'è accertamento. Ma negli immobili commerciali accertamento c'è. Allora ci sono una marea di immobili commerciali, il cui prezzo scende moltissimo, perché? Perché nessuno lo compra e rivendolo, perché lo compra a un prezzo bassissimo, ma poi quando lo mette nel mercato libero per rivenderlo, si troverebbe a pagare ad avere accertamento. Ok? Allora io ho un modo per fartelo comprare e venderlo al prezzo che vuoi, senza pagare accertamento. E l'ho fatto con alcuni clienti, questo è fondamentale. Questo è molto importante, perché sennò sono invendibili, sono immobili invendibili, perché o vendi al prezzo che dice l'agenzia di entrate, oppure ti fanno un mazzo così. E poi, fondamentale vi dirò, e questo lo sto, è capitato ancora con un corsista, Claudio si è aggiudicato un immobile a 17.000 euro, tra l'altro siamo praticamente nell'area 51, quello è un immobile che metterà reddito a un 18-15-18%, a 450 più le spese, 17.000. Lì è stato fondamentale il momento del rilancio, cioè lì abbiamo dato spettacolo, veramente, perché azzeccare esattamente il momento del rilancio sembra banale, uno dice vabbè alzo la mano e rilancio, no, bisogna capire come rilanciare, quando rilanciare e dove sedersi anche in aula. E questo è stato fondamentale, perché altrimenti non l'avremmo preso, non a questo prezzo, e il mio corsista Claudio non avrebbe questo margine che gli avevo promesso. E poi ancora ci sono fondamentali, ad esempio ho risposto tra l'altro a una su Facebook a un membro dell'Academy che mi ha fatto una domanda dicendo, questo è molto importante, mi ha chiesto ma se ci sono dei creditori ipotecari non intervenuti, ho dei rischi, e io ho detto che qualcuno ha detto, ma sì, ma non ti preoccupare. Dico, no, non solo non ci sono dei rischi, ma gli ho anche detto che avrei svelato, qua, ma posso solo accennarlo, che in realtà ci sono delle grosse opportunità, perché se ci sono dei creditori ipotecari che non intervengono, questi non beccano niente. Cosa succede? Che allora c'è molto più margine, perché se la banca, ad esempio, non è intervenuta, mi è capitato ancora un mese fa, c'è più margine per il condominio. E quindi qui c'è una malizia che dirò. Perché se c'è solo il condominio, qua un mio cliente che voleva andare da solo, poi ha capito di aver buttato via 3.000 euro, e dice, caro Mantelli, fossi venuto con te, gli davo volentieri a te 3.000 euro. Allora vi dirò come risparmiare altre migliaia di euro quando c'è margine che soddisfa interamente, che può soddisfare il condominio.
Questo è fondamentale. È una malizia che pochissimi sanno, perché bisogna fare un'azione, farla fare all'avvocato del procedente, che non tutti conoscono. Poi ci sono tante altre malizie, ad esempio la malizia di, in certi casi, di comprare, fare l'offerta, io lo faccio spessissimo, con l'avvocato per persona da nominare. Questa, ad esempio, in un'offerta di, avevo fatto un video di box, quando ci sono più lotti, ma non è l'offerta per lotti, è tutt'altro. Allora, fare un'offerta su tutti questi lotti per persona da nominare, rischi di uscire di lì che non solo hai comprato, ma magari altri due o tre te li sei rivenduti immediatamente, ok? Quindi questa è una strategia importante, di presentare le offerte per persona da nominare tramite un avvocato. Bene, comunque, allora, queste qui sono soltanto alcune delle malizie che poi verranno spiegate in questo. Sono quelle un po' più avanzate, esatto. Quindi, allora, in poche parole, è un seminario aste giudiziarie e telematiche, perché tu farai vedere anche poi come si fa a presentare un'offerta telematica, e ti assicuro che noi ne abbiamo parlato ancora prima di quando ti ricordi sì, che sì. facessero quando non ce n'erano praticamente. Ci sono un sacco di persone che mi scrivono e mi dicono: Franco, mi hanno rifiutato l'offerta. Sì, e poi, essendo collegati online, non hanno possibilità di farsi sentire lì in tribunale, o perché il file criptato è stato cliccato due volte, o perché hanno fatto la domanda con un browser che non era per loro compatibile, o perché contestavano la marca firma da digitale, bollo, sì. Mentre sai benissimo che la marca da bollo non è causa è, esclusione, però anche quello. Quindi, oltre a vedere come nasce da zero una domanda, realmente facciamo proprio finta, inviamo proprio anche il file al ministero, vedrete come si fa una domanda telematica, vedrete come funziona un'asta immobiliare, e in più parleremo di tutte queste strategie per poter individuare nella vostra città degli immobili con delle strategie diverse. Poi quello che vuole un investitore cos'è? È avere strumenti, avere armi che possano farlo differenziare dalla concorrenza. Se invece l'unico strumento è quello che hanno tutti quanti, certo, è inutile andare lì a fare il gioco delle parti, di fare dei rilanci. Dice: sai, prova a fare un rilancio, non un po' come nulla. Dire vado al casino, provo a fare un giro, eccetera. Cioè, non si è, perde il tempo, si perde soltanto poi. E ci fa del nervoso anche. Quindi, in questo momento, adesso io ne ho visti che avevano prenotato tre, anche il quarto, quindi c'è ancora un posto disponibile. Se volete prenotare l'ultimo posto, bene, poi gli altri che hanno già prenotato ci vediamo al live l'8, 9, 10 maggio. Questo è l'ultimo posto e l'ultima possibilità per poter venire con noi a Genova il 10 di maggio, che è una domenica, e partecipare a un seminario professionale che veramente vi darà tutte le strategie, ok? Allora, incominciamo un attimo ad analizzare la nuova legge salva case all'asta. Allora, rapidamente, ne ho già parlato nei precedenti seminari, nei webinar gratuiti e non. Dopo circa un anno di discussione nasce dal decreto legge 124 2019, poi convertito in 19, vabbè, vado veloce perché sennò vi annoia, la 19 dicembre 157, pubblicata il 24 di dicembre, tra l'altro l'hanno pubblicata, esatto, e diventerà ufficiale poi il prossimo marzo, sì. Quindi quali sono le voci da considerare per questa legge, per comprendere al meglio? Qui va bene soprattutto anche per chi magari vuole fare il saldo e stralcio, un'analisi della perizia, capire bene se quello che sta facendo è una perdita di tempo oppure no, perché ci sono degli immobili che hanno dei requisiti che possono rientrare nella legge e quindi non si può fare niente, esatto. Altri invece che possono essere comunque valutati, va bene? Quindi, in poche parole, questa legge è valida per chi ha subito dei pignoramenti, prima casa ovviamente, certo, dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2019. Il primo requisito, requisiti di abitazione principale, ossia di prima casa. Quindi la seconda casa è esclusa. Esatto. Va bene? Il primo requisito è questo. Okay, e quindi è già quello. Il secondo requisito, il pignoramento dall'1 di gennaio fino al 30 di giugno 2019. Del 2019, ok? Terzo requisito, pignoramento non derivante da attività imprenditoriale, quindi ad esempio debito maturato per un mutuo prestito per la società di persone. Facciamo l'esempio, io mi faccio un prestito per la mia agenzia immobiliare,
ok, un mutuo per la mia agenzia immobiliare, non adempio, mi pignorano l'agenzia, ma magari non soddisfa il creditore, mi vanno a mettere ipoteca sulla mia prima casa. Okay. In quel caso lì non potrei avvalermi della legge perché non è arrivata da una cosa, da un mutuo prima casa, da persona fisica o mutuo prima casa, ok? Quarto requisito, il debito deve pervenire da mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado concesso per la prima casa, ok? Questo è un'informazione importante per chi compra e vende crediti. Noi compriamo crediti con garanzia ipotecaria di primo grado. Quinto requisito, un solo creditore, e quindi anche qui va a far poscemare un po' tutto, perché se già c'è il condominio, il povero esecutato non ha la possibilità di fare domanda, ci deve essere solo un creditore insinuato nella procedura. Poi debito non superiore a 250.000 euro di capitale, ok? Quindi se ha fatto un mutuo di 251 non ha i requisiti per poter accedere al fondo. Poi restituito almeno il 10% del capitale alla data di presentazione della domanda al fondo. Attenzione, capitale, non gli interessi. Uno dice, ah, ma ho dato, no, è la somma solo di capitale, esatto. Non della quota interessi. E di solito all'inizio è solo la francese sono interessi, sì. I primi 50. Poi importo dilazionato in massimo 30 anni a condizione che non si superi l'età di 80 alla fine dell'ammortamento. Cioè, da 50 anni in su praticamente ti danno al massimo un finanziamento dilazionato per 29 anni e così via, ok? Quindi, poi spese di procedura liquidate dal giudice sostenute dal creditore devono essere pagate prima di accedere al fondo. Quindi già vuoi aiutare una famiglia che è in difficoltà e gli chiedi anche le spese di procedura da liquidare prima di accedere al fondo. E le spese di procedura a volte possono essere anche migliaia di euro, quindi non è granché come aiuto a queste famiglie. Intervento del fondo di garanzia per un massimo del 50% della quota capitale del nuovo mutuo. La rimanenza la deve dare l'esecutato, quindi se ti accettano la pratica per 50.000 euro, loro tu devi dargli 25 più pagare anche le spese di liquidate dal giudice. Quindi in poche parole questa è una legge che più che altro, sì, il condominio è considerato un singolo creditore, più che altro io la ritengo una presa per i fondelli per queste famiglie. Intanto perché è stata comunicata il 24 di dicembre e ha acceso delle speranze in un momento natalizio a queste famiglie che già hanno delle situazioni, sì, gravose. E quindi non vorrei dire una presa, ma presa per il culo. Lo è, sì, ma poi perché ci vogliono dei requisiti veramente. Ci vogliono dei requisiti praticamente che non conviene neanche, anche se i requisiti abbiamo calcolato poi con gli esecutati che stiamo facendo qua a Genova, che conviene più un saldo e stralcio, perché il saldo e stralcio almeno non devi tirare fuori un centesimo, esatto, e ti diamo la buona uscita. Mentre qui devi tirare fuori il 50%. Una casa che magari non li vale, ma sì. E la casa magari non li vale neanche. Poi devi offrire comunque sempre il 25%, quindi il prezzo minimo la base d'asta. Qui non puoi neanche fare 25 in meno. Adesso non me lo ricordo più, l'ho spiegato l'altra volta. Comunque, comunque è una fregatura. Quindi io ti volevo dire, Stefano, in generale, questa cosa qui, per quelle poche persone che ne usufruiranno, avrà delle ripercussioni secondo te, oppure insomma, cosa potrà capitare? Ma un pochettino, qualche affare in meno ci sarà, quindi chiaro, stiamo parlando di numeri relativi, nel senso che alla fine le case che rientrano e le famiglie che rientreranno in questa possibilità di legge salva casa saranno in tutta Italia un 10%, un 5%, quindi avremo un calo di aste e che da un lato non mi preoccupa più tanto perché comunque la percentuale è esigua, dall'altro però toglierà ancora un po' di immobili e quindi ci sarà ancora più concorrenza su questi immobili che invece continueranno ad essere disponibili e ancora di più sarà necessario essere competenti, sapere qual è il modo di aggiudicarsi e di fare un affare, perché comprare possono comprare tutti, il problema è fare il business all'asta. E quindi ci saranno un po' meno immobili e quindi su quelli rimanenti ci sarà ancora più accanimento. Certo, certo. E quindi mai come in questo momento, ancora anche a Genova, che continua ad essere un paradiso, perché io vedo gente in tutta Italia, tutti dicono che le rendite che ci sono a Genova non ci sono da nessuna parte. Sì, anche io mi sto confrontando. Ma anche zone, apparentemente tipo Alessandria, che sono zone con prezzi bassissimi, alla fine costano
più o meno come Genoa, ma gli affitti sono meno della metà. So perché anche i corsisti miei hanno comprato, sì, comunque, in quelle zone. Allora, noi l'altra volta hai fatto aggiudicare un ottimo immobile che io conosco bene la zona, in via... Sì, quello qua vicino a me. Sì, via Borsieri. A quanto è stato aggiudicato? Via Borsieri, un immobile perfetto, nuovo, anzi via del Tofani, 21.000 euro. Via del Tofani 93 metri, che è qua di Varolo, e tre camere da letto, un piano comodo. Allora, via delle Tofane è praticamente qua la nostra destra, esatto, dell'ufficio. Esatto. Per chi ha seguito i seminari storici, no, ci ha ascoltato nelle pause pranze, via delle Tofane è stata una delle trattative più difficili che ho fatto con, quando c'erano le lire, per una proposta che era di 220 milioni contro 320 milioni. Esatto. Okay? Con un signore, pari e moglie, che erano ottantenni. Ed era un immobile di 100 metri quadrati, sì, sì, ok? Sì, sì. Poi sono riuscito a concluderla poi con una frase che poi ho spiegato la strategia che ho utilizzato, a 220 milioni, 230 milioni. Esatto, questo 20.000 euro. Che praticamente ai tempi 220 milioni erano 220.000 euro, o comunque erano 110.000 euro. Ora, l'ultima aggiudicazione in una via che è qua dietro, quindi è stata aggiudicata quanto? 21.000 euro. Ma un nostro corsista? Il nostro corsista Roberto. Ah, Roberto, perfetto. Bene, Roberto... Tre camere da letto, 90 metri, piano come si affitta a 500 per le spese. Devi sapere che lì, tra l'altro, quando sono arrivato poi io qua a fare lo sviluppo per Tecnocasa, per aprire questa zona qui, via delle Tofane è stata una delle prime compravendite fatta per dei clienti e parlavamo sempre di prezzi di 150-160 milioni di vecchie lire, ma parliamo del 1996. Quindi ora si sta acquistando dei prezzi storici, ma in zone che comunque sotto via delle Tofane c'è Carnia, c'è Scarpe, sì, sì. C'è la Coop, tutti i negozi, il Mercatone 1 adesso è stato sostituito, sì, da quell'altro negozio che non mi ricordo come si chiama. Sì, comunque sono sei a 15 minuti dalla metropolitana, sì, sì. In centro ci sei in pochissimo, c'è al contrario Alessandria, aggiudichi sì questi immobili alla stessa cifra, però sono in delle frazioni tipo località, sì, 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 dove non c'è nessuno. C'è nessuno. E quindi terra di nessuno. È terra di nessuno. Ecco, io nel frattempo, ecco, mi ero dimenticato, avete prenotato un in più al live di Mantelli, quindi è stato, basta, possiamo rimuovere l'offerta, quindi ok, basta, prenotazioni, siamo a cavallo, quindi basta. Ok, quindi grazie, poi vi arriverà poi, va bene, no, se avete già prenotato con i pranzi adesso non lo vedo, e chi ha prenotato con i pranzi potrà pranzare con Mantelli, quindi proseguiamo. Quindi diciamo che poi alla fine dei conti questa legge qui si creerà un pochino più di concorrenza, ma non più di tanto, non perché alla fine dei conti pochi ne usufruiranno, esatto, e diciamo che c'è già da preoccuparci della concorrenza che c'era già prima, sì, quindi le problematiche degli investitori per scovare affari di un certo livello sono più o meno identiche, certo. Ok ragazzi, questo è importante. Bene, allora qui inizia la prima malizia e qua ti faccio parlare acquisto per lotti. L'acquisto per lotti poi tra l'altro sarà collegato poi a una novità, quindi non abbiamo preparato niente perché me l'avevo voluta preparare adesso, che poi verrà inserita in un upgrade di fra poco per questo della Sardegna che mi hai detto te, sì, che c'è una superba. Però non mi parlare adesso della Sardegna. No, non te ne parlo. Parlami agli investitori di cosa significa l'acquisto per lotti e quali malizie si possono utilizzare per poter guadagnare con l'acquisto per lotti, ok? Sì, allora, l'acquisto per lotti... Cosa vuol dire tecnicamente? Tecnicamente è un'operazione che incontriamo quando vengono messi in vendita nell'ambito della stessa procedura, quindi la procedura esecutiva deve essere la stessa. Vengono venduti lo stesso giorno e alla stessa ora più immobili simili, diciamo omogenei. Che cosa vuol dire? Ad esempio dei box oppure degli appartamenti possono derivare spesso da un fallimento ma anche da un'esecuzione. Quindi facciamo un esempio, vengono venduti, c'è un fallimento, un palazzo va all'asta e quindi lo stesso giorno, alla stessa ora, nell'ambito dello stesso fallimento vengono venduti 20 appartamenti o anche 50 appartamenti. Questo che cosa ha sempre comportato? Che se all'asta viene venduto un appartamento, magari arrivano 5 offerte,
Se nello stesso momento ne vengono venduti 50, non arrivano 250 offerte, assolutamente no, perché ne arriveranno ovviamente più di 5, ma mai abbastanza. Quindi questo che cosa fa? Che qualche immobile viene venduto, gli altri rimangono invenduti e i prezzi continuano a scendere. Quando i prezzi diventano molto interessanti, perché magari si arriva al quarto, quinto, sesto tentativo di vendita, che magari ne rimangono 8 appartamenti o 10 appartamenti, lì è il momento che i prezzi sono bassissimi e però è il momento in cui potrebbero arrivare tante offerte. Allora, qual è la strategia, lo stratagemma che è molto poco conosciuto? È di fare un'offerta per lotti. Che cosa vuol dire? Che io ho la possibilità di non trovarmi in concorrenza con gli altri, ma, e questo è previsto assolutamente dalla, non dico dalla legge perché non c'è una legge che la disciplina, ma è la prassi, è una prassi giurisprudenziale che consente di fare un'offerta unica, ma per tutti i lotti. Quindi supponiamo che ci sono 8 appartamenti, io che cosa faccio? Io faccio un'unica offerta allegando la cauzione relativa, quindi supponiamo il 10%, all'appartamento col prezzo più alto, quindi un appartamento da 100.000 e quello che costa meno ne costa 30. Io faccio un'offerta per lotti allegando la cauzione del 10% di 100.000, 10.000, e nell'offerta dichiaro di farla per lotti e di non essere comunque obbligato ad aggiudicarmi quella per cui ho fatto l'offerta, quindi quello da 100.000. Che cosa succederà? Che io, dopo che ho fatto l'offerta e vengono aperte le buste, io potrò decidere quale aggiudicarmi. Quindi faccio un esempio, gli farò delle valutazioni strategiche. Se vedo ad esempio che ci sono 10 appartamenti, sono arrivati 20 offerte, normalmente le offerte che cosa, dove sono indirizzate? O su quello, soprattutto se è un investitore che compra, o su quello che costa meno. Quindi magari l'appartamento che costa meno si troverà 6 offerte e il prezzo salirà. Magari quello che costa un po' di più non avrà nessuna offerta e verrà giudicato a un prezzo più basso, ma se costa di più magari molto più grande. Magari viene aggiudicato, perché non ci sono offerte, a un prezzo molto più basso di quello più piccolo, che vale molto meno, ma che è salito moltissimo per tante offerte. Allora io invece di scornarmi su quello che costa meno, che parte da 30.000 arriverà magari a 60 e ne vale 50, io alla fine, dopo che ho visto la gara degli altri, dirò: bene, io ho fatto l'offerta per lotti, decido di acquistare lotto 6 e magari sull'lotto 6 non c'è andato nessuno. Ok? Quindi alla fine è una cosa pazzesca. Ma perché pazzesca? Perché, attenzione, pochi la conoscono, anche perché quando tu lo chiedi al delegato, tu gli magari mandi una mail, dici: io vorrei fare offerta per lotti, dato che si chiama così, offerta per lotti, trae anche in inganno. E questi ti rispondono: sì sì, lei faccia un'offerta su ogni lotto, e non riesci a farglielo capire. E questo da un lato è un bene, perché questa ignoranza, tra virgolette, dei delegati, dei curatori, quasi di chiunque, fa sì che nessuno lo sappia. Allora è capitato un tuo corsista dell'Academy, dopo che avevo parlato un seminario, si era aggiudicato un lotto in questo modo. Però attenzione, poi spiegherò bene al live come riuscire a portarsi a casa un'aggiudicazione senza fare troppo polverone. Perché se chiediamo al delegato e alla fine gli spieghiamo questa cosa che vogliamo fare e gli chiediamo conferma se possiamo farla, lui alla fine lo dice anche agli altri. E magari lo dice agli altri che hanno chiamato per chiedere informazioni. E allora diventa un macello, perché hai svelato il tuo segreto. Quindi da un lato bisogna stare attenti di non essere esclusi, perché se il delegato è completamente ignaro di questa possibilità rischia di escluderti. Allora dobbiamo avere la sicurezza di arrivare all'aggiudicazione senza dirlo però al delegato, e vi dirò come fare. Deve esserci una dicitura particolare sull'avviso? Ecco, il discorso è questo. Ci sono negli avvisi, in alcuni avvisi lo troverete, che è scritto: qualora vengano messi in vendita più immobili omogenei lo stesso giorno e la stessa ora, lo stesso giorno, nell'ambito della stessa procedura, si può fare offerta per lotti, quello che ho detto io. Però attenzione, questa dicitura a volte viene messa di default, cioè viene messa comunque anche, e ve la ritroverete magari in un avviso di vendita di un immobile all'asta che invece è un lotto unico. Quindi anche chi lo mette, a me è capitato, un delegato l'ha messo nell'avviso, io l'ho chiamato, non sapeva neanche cosa stessi parlando, perché era messo nelle disposizioni generali. Ok? Quindi
se c'è nell'avviso, infatti io ho risposto così tra l'altro l'altro giorno a un membro dell'Academy che ha fatto una domanda se si può fare anche telematicamente. Questa è una cosa molto interessante perché poi non lo sa nessuno. Se è nell'avviso siete in una botte di ferro, perché anche se il delegato non sa di cosa stai parlando, tiri fuori l'avviso di vendita e dici: caro delegato, mi scusi, ma l'ha scritto lei. Ma questo non diciamoglielo prima. Quindi se è nell'avviso non svegliamo il can che dorme, non parliamo con nessuno, facciamo il beta per lotti e siamo tranquilli che non ti può escludere. Se non è nell'avviso, allora che cosa bisogna fare? Bisogna andare a cercare le disposizioni generali del tribunale, che sono delle regole che spesso non sono allegate all'avviso di vendita, ma che trovate sul sito del tribunale. Cioè andate sul sito del tribunale, quindi proprio del tribunale, non andate sulle applicazioni o su asta giudiziaria, su asta legale, andate proprio sul sito del tribunale, lì deve esserci, e 9 su 10 c'è, un file che proprio recita quali sono le disposizioni generali adottate da quel tribunale. E lì spesso c'è anche l'offerta per lotti. Allora, non c'è nell'avviso di vendita, ma è prevista nelle disposizioni generali del tribunale, che ne so, di Catanzaro, a quel punto le tirate fuori e non vi fate escludere. A parte che anche se in caso di esclusione si può andare dal giudice, fare ricorso, comunque andare a parlare col giudice, magari il giudice ti riammette. Quindi guardate bene le disposizioni generali. Sì, no, quel investitore che aveva ascoltato, poi è stato il primo ad applicarlo, esatto, due anni fa, Beppe. Esatto, non ne sapeva niente neanche il delegato. Anche il delegato non ne sapeva niente, però lui ha proprio detto come gli avevi riferito tu e si è aggiudicato praticamente l'immobile da solo, sì, mentre sì, l'altro, esatto, c'era concorrenza. Perché succede sempre, tanto che sono capitate due villette a Coronata, due villette nuove, un fallimento, e ce n'era una che costava 80.000 euro di meno. Si sono scornati tutti su quella che costava di meno, e l'altra alla fine è stata aggiudicata, era deserta l'altra, uno aveva fatto l'offerta per lotti, è andata deserta e che valeva molto di più dell'altra, e l'altra è stata aggiudicata a un prezzo molto superiore. Quindi paradossalmente ci si scorra su quello che vale di meno perché non si ha conoscenza di questa offerta per lotti. Quindi questa, ripeto, è anche telematicamente, anche qui si può fare, non è prevista da nessuna parte e sarebbe anche complicato, perché come la fai? E allora c'è una possibilità che ha sollevato un membro dell'Academy e io l'ho trovata nelle disposizioni, ad esempio, del Tribunale di Savona, dove ci sono immobili di estremo pregio, ad Alasso, fino alla Ligure, Berger di Varigotti, prezzi alle stelle. E lì io ho partecipato a un'asta per lotti. E lì nel Tribunale di Savona, addirittura, nelle disposizioni generali, è previsto in caso di offerta telematica, perché anche lì, perché cartacea sì e telematica no? Non si può, perché io ho sollevato il problema che c'è discrepanze, c'è una violazione della par condicio tra chi fa l'offerta cartacea e chi telematica. Allora, il cartaceo può fare l'offerta per lotti, il telematico no, non è corretto. Allora hanno inserito proprio una disposizione in cui dicono, dato che nei campi dell'offerta telematica non era prevista sta cosa, allora per fare l'offerta per lotti bisogna fare un'offerta, si mette sempre la cauzione più alta, poi si fa l'offerta su ogni lotto, ma si fa un assegno solo. Fai un assegno solo, fai un'offerta per ogni lotto e poi mandi una PEC al delegato su ogni lotto specificando: non ho messo l'assegno perché l'ho fatta per lotti, ne ho messo uno solo. È un po' più macchinoso, ma questa è la soluzione. Okay? Però bisogna, insisto, per evitare problemi, guardiamo l'ordinanza, guardate le disposizioni generali del tribunale, in modo tale che siete in una botte di ferro. Perché altrimenti capita che tu chiami il delegato, glielo chiedi. A me all'inizio era un po' più ingenuo, nel 2016 mi è capitato una volta, due immobili al Mercatone 1. Io ho chiamato il delegato e dovrei fare così. E questo qui poi, quando lo chiamavano gli altri, perché chiama il delegato, e lui l'ha detto a tutti. E allora mai, mai mettere al delegato la pulce che vuoi fare un'offerta per lotti, che è un escamotage molto, molto potente. Sì, poi non solo, ma poi non è neanche, allora non c'è una legge che la preveda, ma neanche sentenze. È una prassi, veramente una prassi, che compare negli avvisi di vendita, compare nelle disposizioni, ma non è disciplinato a livello normativo da nessuna parte. E spesso non lo sanno i delegati commercialisti, i notai. Io ho avuto difficoltà con delle case a Carignano, quindi altissimo livello, bellissime, nuova costruzione, cioè costruzione anni 80, con box e tutto. Volevo fare l'offerta per lotti, c'era il delegato che era un notaio e non ne sapeva nulla. Insistevano, no, lei deve fare per ogni lotto, non sapeva di cosa stessi parlando. C'era anche un liquidatore giudiziale, perché è un concordato preventivo, e io al mio cliente ho detto, guarda, se te la vuoi giocare, però rischiamo, nel senso che questi non ne sanno nulla.
Allora, bisogna cercare bene su del materiale di produzione e vai lì e diventa una bomba. Certo. Perché rischi di lasciare tutti a bocca aperta e di aggiudicarti da solo quello che vale più di tutti, senza gara. Cioè, non devi fare la gara. Ok, questa è veramente una strategia interessante. Sì, perché comunque ti permette di... di scegliere. Di scegliere. Cioè, di scegliere. Tu guardi l'andamento della gara e scegli in quel momento su cosa puntare. Certo. A parte che quando, allora, cosa succede? Che quando ci sono più lotti, la stessa ora e la stessa data, che cosa si fa? Sulla busta non devi scrivere che lotto è, pena l'esclusione. Cioè, infatti, in tutti gli avvisi di vendita vedrete che c'è scritto che la busta va considerata bianca e non bisogna scrivere nessun riferimento al lotto, ok? Quindi cosa succede? Che tu presenti l'offerta per lotti, gli altri che fanno l'offerta non possono scrivere di che lotto si parla, quindi il delegato non lo sa. Quando si arriva all'asta, il delegato, supponiamo, ha 16 buste, 10 lotti, 16 buste. Che cosa succede? Che tu lo saprai man mano che le apre. Quindi il delegato cosa fa? Dice, apriamo la prima busta, bene, Caio Rossi offre per il lotto 3 e lo mette qua. Poi Antonio Bianchi lotto qua, inizia a fare delle pile. Quindi tu già, mentre stanno aprendo le buste, quindi non sei ancora in gara, non hai ancora l'ansia della gara, perché poi quando sei in gara ti viene là. Tu già ti stai facendo il tuo film, perché inizi a vedere le pile, vedi, lotto 3, già 3 buste, lotto 5, 0, e te lo segni, lotto 1, 2 buste, alla fine, quando hanno aperto le buste, tu sai già che hai vinto sul lotto che hai scelto, perché se vedi 5 buste su un lotto, 3 sull'altro, qua, e 0 su un lotto, a meno che tu non volessi proprio quel, che ne so, il lotto 3, certo, ma di solito l'investitore non mi frega nulla, quando sono dei box sono tutti uguali, uno vale l'altro, certo. Ok? Cosa me ne frega di prendermi quello più vicino a cosa? Idem gli appartamenti, c'era un palazzo intero a Cogoleto, sì. Il fallimento di un costruttore noto che muore. Lì la coppa, esatto. Sì, sì. Cazzo, sono arrivati a 13, lì c'erano addirittura tutte le malizie insieme, offerta per lotti e diritto di superficie, che la gente non sapeva cosa fosse. E quindi il prezzo era bassissimo, c'era diritto di superficie, e quindi la gente si spaventava, in realtà pagando un tot di one si poteva convertire. Bene. Quindi delle malizie ovviamente. Eventualmente poi se qualcuno che te, ovviamente negli upgrade che ti fanno con te, tu, se ci sono anche queste opportunità di lotti, le fai qualora capitassero. Certo. Se vi capitasse magari, tanto ne parleremo poi in maniera molto più ampia al seminario, certo. Vi farà vedere, certo, proprio delle aggiudicazioni, delle situazioni reali e tutto, eccetera. E comunque, se eventualmente qualcuno poi non ci capisse niente o non può venire a questo seminario del 10 maggio, te sei disponibile, poi basta che mi scrivete a me come certificato Masterclass, sei disponibile a seguire anche tutta la procedura a distanza, certo, che faccia, certo, la domanda, eccetera, certo. E tu per questo tipo di competenza per l'operazione chiedi appunto sempre 3.000 euro più IVA, che ti segue, che assicuri che tutto vada a buon fine, ok? Però non è in programma questa sera, però se uno non può venire al seminario il 10 di maggio, calcolate già che solo spiegarvi bene, anche solo a tavola a pranzo, questa strategia, eccetera, era la prima di un anno, sì, giusto? Sì, era la prima. Ma compresa un'aggiudicazione. Sì, sì, era quella per l'otti, eccetera. Più o meno, ecco, Franco fa sempre gli sconti. Prima di proseguire, tanto ti ringrazio Stefano, perché comunque questa è una strategia che te di solito sveli solo a live, e quindi ti ringrazio. Ma avete scritto poi due messaggi, due persone su Messenger, che poi basta usare la chat, che non vedete, non avete visto l'offerta del live del 10 maggio. Allora, dovete, allora adesso ve la rimetto, perché sennò io non voglio poi fare, tanto per me, uno in più, uno in meno, non muore nessuno. Dovete, per venire a vedere questo fenomeno, dovete scorrere con il dito mentre vedete in basso, verso il basso, ok? E vedrete che c'è una cosa rossa con scritto copie disponibili, che ora ho messo di nuovo due. Scorri il dito con il mouse sotto, vedrai che arrivi a clicca qui per l'upgrade praticamente, no? Ok? Promo, clicca qui per l'upgrade. Allora, aspetta un attimo, vediamo di non aver messo quella sbagliata. Ho messo quella di Mantelli, 10 maggio. Allora, pubblica. Allora, guardate un attimo, qui sotto, copie disponibili, vabbè, qua c'è 5, ma però per quei
che non l'hanno visto, per quelle due persone, qui sotto, scorri col dito proprio sotto il video e vedrai che c'è sotto la chat, sotto il video c'è scritto offerta, e poi potete cliccare su clicca qui e vi unite al gruppo, ok? Ora non lo lascio di nuovo 10 minuti aperto perché non ho disponibilità ulteriore, però allora, per quei due, quindi fammi scrivere due persone, per quelle due persone che vogliono prenotare, basta che cliccano. Andiamo avanti. Allora, l'acquisto per lotti ed è stata detta questa strategia. Andiamo avanti, perché comunque siamo già un'ora che parliamo, non voglio poi prendere, far finire alle 10. Allora, Super Malizia Bomba 2, e anche questo ti ringrazio perché la svili nei seminari dal vivo. Qua le persone che ci seguono, giustamente, ci stanno dando il loro tempo, ma di soldini. Quindi ti ringrazieranno perché hanno gratuitamente. Anche questa è una cosa che è importante. Come funziona la tassazione, la no tax, chiamiamola così, del 26%, che poi era il 20 fino al 31-12, come seconda casa e senza attendere, perché qualcuno mi ha scritto basta aspettare 5 anni, no, 5 anni sono 5 anni, 5 anni sono 5 anni, può cambiare tutto come mai niente. Esatto. Questa malizia è una malizia che ora vi spiega per poter evitare la tassazione. Attenzione, poi non ci andiamo a mettere nei meandri della tassazione che non finiamo più, però spiegala perché. Allora, qui parliamo di acquisto per rivendere, ok? Non è per mettere a reddito. Allora, ovviamente, quando si acquista per rivendere, ci sono tutta una serie di conti che bisogna farsi. E una delle tassazioni più impattanti è quella della plusvalenza. Perché chiaramente, se uno compra a 50 e rivende, supponiamo, a 80, quello che lo Stato, se tu non ti attivi e non tiri fuori quello che io vi spiegherò, quello che lo Stato ti decurta sono soltanto le spese di trasferimento. Quindi supponiamo compri come seconda casa un immobile a 40.000, avrai di spese di trasferimento tra 9% eccetera, arrivi circa 5.500. Ti toglie solo quelle. Poi tu lo vendi a 70.000, praticamente tu hai una plusvalenza dai 45 ai 70, cioè su 25.000 euro vai a pagare una plusvalenza del 26%, che vuol dire circa 7.000 euro, e sono soldi, ok? Allora, come evitare questa plusvalenza? La possibilità di evitarla è se io riesco, nel momento in cui io prendo le chiavi, ok? Perché prima non posso, devo mettere la residenza in casa. Ora, per mettere la residenza, io lo vedo con tanti miei clienti, bisogna mettere la casa in condizione che il vigile che verrà, se verrà, perché attenzione, io vedo che quando si compra, diciamo, i proprietari sono meno soggetti a controlli rispetto agli inquilini. Cioè, quando è un inquilino che chiede la residenza, il vigile ci viene sempre. Quando è un proprietario, forse di decreto di trasferimento, talvolta, come se è comprato la casa, è credibile che ci voglia abitare. Quindi possono non venire. Ma dovessero venire, io lo vedo con i miei clienti, basta avere un letto. Un letto. Cioè, deve essere, quindi, hai il decreto di trasferimento? Benissimo. Hai le chiavi? Perché finché non hai le chiavi non può nessuno venire a controllare che tu sia residente. Ci mettete un letto, poi non guarda neanche l'angolo cottura, poi mette una piastra elettrica, puoi dire che mangi sempre fuori, non è un problema. Ma dormire devi dormire, perché se non ci dormi non ci abiti. Quindi una casa anche quasi vuota, con magari un letto, due comodini, un armadio, bene. Allora, dal momento del decreto, io supponiamo che ho il decreto di trasferimento, ho le chiavi, più o meno subito dopo, eccetera. Dal momento del decreto, supponiamo che il decreto io ce l'abbia il 1 febbraio 2020. Ho le chiavi, metto la residenza, metto la casa in vendita. Arrivano delle proposte, io la vendo dopo 8 mesi. Perché devo venderla bene, devo vendere a chi si fa un mutuo, quindi non è che posso venderla a un investitore che andrebbe all'asta da solo, ma devo venderla a uno che si fa un mutuo, quindi i tempi del mutuo, cercare di vendere a un buon prezzo. Bene, io dopo 8 mesi dovrei fare l'atto. Se io mantengo la residenza in casa per almeno 4 mesi più un giorno, cioè deve essere metà tempo più un giorno dal momento in cui sono proprietario, quindi dal momento in cui arriva il decreto di trasferimento al momento della vendita. Allora devo fare bene i conti, perché supponiamo che il decreto arriva il 1 febbraio, ma non ho ancora le chiavi,
le chiavi ce l'ho dopo due mesi, allora cosa succede? Che è vero che il decreto ce l'ho da due mesi, ma per due mesi l'ho perso perché non ho potuto avere la residenza dentro. Quindi devo fare bene i conti e devo al limite slittare l'atto. Ok, magari chiedere al notaio stesso all'acquirente di spostarlo di 20 giorni. Perché quando arrivo dal notaio, se mi sono fatto male i conti, non vale l'autocertificazione. Il notaio li fa anche lui i conti col calendario alla mano. Cioè il notaio prende il calendario e conta col dito tutti i giorni. Okay. E se ti sei sbagliato di un giorno, ti fa pagare subito la plusvalenza. Devi depositare dal notaio un circolare del 26,50. E non puoi, non c'è verso. E la devi lasciare lì. Perché il notaio... l'Agenzia delle Entrate ha incaricato i notai di essere sostituti d'imposta e se non lo fanno, fa il mazzo dei notai. Quindi praticamente i notai sono diventati poliziotti tributari, capito? Così dice l'Agenzia delle Entrate, siamo sicuri che la pagano, ok? Perché poi uno non la paga la plusvalenza. Quindi il notaio fa dire, caro ragazzo, ti sei sbagliato, ormai l'atto è fissato, lo facciamo. Allora, attenzione bene, ripeto, se vi aggiudicate un immobile, perfetto, avete il decreto, chiedete subito la liberazione fosse occupato, perché prima si libera meglio è, la liberazione si può chiedere pochi, lo sanno, dal momento dell'aggiudicazione, non dal decreto, quindi chiedete la liberazione, lo liberate prima possibile, arriva il decreto, a quel punto dovete fare i conti, bene, ho il decreto da due mesi, ho la residenza adesso, quindi già due mesi sono passati, se faccio l'atto fra sei mesi, 6 più 2 fa 8, devo tenere la residenza almeno 4 mesi più un giorno, ok? Fate quel conto, cioè il primo giorno è il giorno della firma del decreto di trasferimento, quindi fa fede la firma, non la trascrizione o registrazione. Questo è importante, pochi lo sanno, cioè nel momento in cui c'è la firma del giudice, tu sei proprietario. Allora, dalla firma del giudice all'atto di vendita passano 6 mesi, bene, 3 mesi e un giorno devo tenere la residenza. E questo ti consente di evitare la plusvalenza del 26%, che è una bella fetta. Che compri a 50 e vendi a 80, su 30.000 sono 7-8 mila euro. Sono soldi. Sono soldi perché alla fine poi non sono più i tempi che uno fa delle plus, dei margini spaventosi, ma magari fai 4-5 operazioni, fai 3 operazioni all'anno, 2 operazioni all'anno, guadagni quei 15 mila euro ogni volta, sono soldi. Se 7 o 7 li mangi di tasse, sei rovinato. Quindi questo è importante. Okay, quindi è assolutamente fondamentale e ti consente di evitare la plusvalenza. Tra l'altro è aumentata, prima era del 20, ora ancora più vessatoria. Per chi non lo sapesse, se no devi aspettare 5 anni. Ma sì. Certo, è un'ottima strategia. Sì, anche se uno compra per rivendere, non aspetta 5 anni. Bene, allora avviciniamoci un pochino alla nostra, terra, diciamo così. Allora. L'obiettivo 10% rendita annua è un caso studio Genova, è nata praticamente un anno fa, forse a marzo, nel Mega Live Aste Stralci di marzo. Sì, sì. Con il primo è stato il nostro buon Fabio a chiedere Fabio. Questo tipo di servizio. Praticamente ha finito un pacchetto, già iniziato l'altro. Molti investitori non riuscivano a capacitarsi di come fosse possibile a prezzi così bassi ottenere delle rendite locative così elevate, cosa unica, che fino a 15 anni fa, 16 anni fa, io sono agente immobiliare dal 94, qua a Rivarolo sono dal 96 e dal 96 erano impossibili queste cose qui, anche se i prezzi paradossalmente costavano di più forse nel 96. Intanto facciamo un attimo un po' di chiarezza. Allora, quanto rendono gli affitti mediamente in Italia? In media rendono il 5% lordo. Cioè, che per lordo poi significa ci devi togliere l'IMU, ci devi togliere l'IRPEF, eccetera, sì. Rimane ben poco, ok? Non è un grande investimento l'immobiliare se non si sa comprare e soprattutto mettere a reddito in un certo modo. Anche qui affitti meglio dei titoli di Stato, credo che non ci sia una grande scoperta, rendono di più e sono comunque più sicuri, perché comunque con i titoli di Stato c'è tutto poi una discussione di rating e così via. Guardate un attimo qua, ad esempio 100.000 euro in 10 anni, cioè nel 2020, li riprendi nel 2030, hai praticamente l'1,35% lordo di rendimento su 100.000 euro, cioè se un investitore avesse adesso 100.000 euro in banca, li mette
nei titoli di Stato, sono i BTP più visti, rende in 10 anni l'1,35. Io non so neanche se pulito arriva l'1, non lo so. Cioè 1000 euro all'anno forse, sì. Se va bene. In 10 anni una locazione rende il 5% lordo. Cioè non è che siano molto incentivanti questi due dati, sia per la locazione, che è sempre meglio, però per la locazione comunque è comunque richiede una gestione, certo. In un certo senso. Quindi il rendimento 5% per un immobile è come si può dire, è come quello che va a comprare all'asta senza esperienza e spera che gli vada bene. Cioè comprare una casa per metterla a reddito e avere questo rendimento, sinceramente è un ragionamento che fanno la maggior parte delle persone. Dice vabbè, poi se la trovano i figli eccetera, ma alla fine quasi quasi vai quasi a pagare per poter avere un rendimento. Invece le strategie degli investitori sono quelle che intanto io mi faccio pagare in attesa di un rialzo del prezzo di mercato. Quindi vuol dire che devo selezionare una zona dove i prezzi siano bassi, certo. Non alti. Cioè comprare una casa adesso a Milano, per carità, è un buon investimento, ma però i prezzi sono molto alti. Mettere al reddito al 10% anno non è facile. Impossibile. Perché una casa da 400.000 euro vicino al centro di Milano, magari prendi un 3 locali, non so se la fitti a 40.000 euro l'anno. Io li vedo perché all'asta già arrivano da Milano. Da 400.000 euro investiti in proprietà a Genova, ti compri mezza Rivarolo, ti danno comunque 40.000 euro di rendimento. Ovvio, vanno gestiti, vanno seguiti. Con la tassazione più onesta che c'è al mondo, non lo diciamo forte, che con la cedolare secca 3+2, cedolare 10%. 10%, perché il prezzo basso della casa permette di chiedere lo stesso un prezzo di canone che sta nella forbice minimo e massimo, che è quella imposta dalle associazioni di categoria, e quindi tu puoi prendere il 10% tenendo un prezzo di affitto basso, altrimenti dovresti andare sul 4+4 con cedolare secca 21% e chiedere quello che vuoi. Invece ti permette la cedolare di avere una tassazione che è più bassa in Italia in questo momento non c'è, e speriamo che duri, ok? Questo è un po' il discorso. Quindi quando è che un investitore riesce veramente a dire sì, sto mettendo a reddito i miei soldi? Quando compro in una zona che in questo momento è ai minimi storici e quindi c'è un imminente rialzo. Nel frattempo che aspetto questo rialzo, anche qualora non dovesse arrivare velocemente, io percepisco una rendita del 10%, ok? Quindi quando poi ci sarà il rialzo, e se ci sarà il rialzo, io intanto sono stato pagato per attendere e poi posso massimizzare rivendendo quando il mercato poi si riallinea a quello milanese. Genova in ritardo sempre di 5-6 anni rispetto a Milano, e ora sono passati giusto 5-6 anni e stiamo notando noi anche nelle aggiudicazioni che ora ultimamente qualcuno in più c'è presente, no? Anche se si ferma lì timido perché dice come... C'è gente, il genovese si offende, no? Sì, il genovese ormai negli ultimi 10-12 anni è abituato all'asta deserta, e se vede Mantelli si offende, dice no, e non ti fanno neanche il rilancio, se ne vanno via proprio offesi. Ultimamente qua a Genova stiamo avendo solo come concorrente ogni tanto quello che, che prende i calciatori, che sta comprando a raffica calciatori, però per raffica, siccome ci sono circa 1500 esecuzioni immobiliari ogni 2 mesi, significa che non è... Quella nostra fortuna è che lui compra solo quelli che vede e non può vederli tutti, quindi i sopralluoghi non li può fare tutti. Comunque, questo è stato poi il fenomeno Genova, che tu ne hai parlato poi nelle pause caffè. E quindi i prezzi bassi, ovviamente le rendite, cioè gli affitti non sono mai scesi. Cioè l'immobile, ad esempio, di Roberto, che ha preso in via delle Tofane, quello è un 90 metri quadrati, e il range che ti dà l'associazione di categoria è addirittura fino a 500 euro. Sì, perché ha tanto 3 camere da letto. Ma anche se poi lo affitti magari a 400, onestamente, ok? 500 si è arredato. Sì, 400 è proprio la renta. L'ha pagato? 21.000 euro. 21.000 euro. 20%, 22%. 400 per 12 fa 4.800, quindi ISO 21 fa circa un 20. Se Roberto avesse tenuto questi 20.000 euro in banca per 10 anni gli avrebbe reso l'1,35% quanto fa 20 euro l'anno, 20 euro l'anno, insomma, quello che è, no, 200 euro, insomma, no, sì, 10.000 euro l'1% quanto fa? Niente.
Ok, quindi occorre essere in questo caso, per poter valutare anche questa zona di Genova, investitori a 360 gradi, uscire dai propri confini, andando a scovare zone dove ancora il mercato immobiliare non è allineato alla recente ripresa dei prezzi, certo, che si riscontra in diverse città italiane. Ora Genova, appena ricostruiranno il ponte, avrà una visibilità a livello internazionale, perché sarà pubblicizzata poi questo fenomeno della ricostruzione in tutto il mondo. Ti prego, mi dice che ci sono degli stranieri cinesi che hanno già prenotato a 250 euro al giorno delle case vicino al ponte per vedere l'inaugurazione del nuovo ponte. Pensa. Questo mi dice, ho già le prenotazioni per quando si inaugurerà e gli sparo delle cifre altissime. Quindi ci aspettiamo, noi ci attendiamo da un momento all'altro, poi quando parte non è che te lo dicono, no, parte, basta, no? È come quando c'è stato il cambio lire euro, qua a Rivarolo i prezzi erano comunque un 6 vani, un 4 locali sui 60 milioni, poi siamo arrivati a venderli a 140 mila, ma è stata una, non è che ci hanno detto ok, oggi si parte, nel senso. Quindi ci stiamo attrezzando per attendere questa prossima esplosione. Nel frattempo noi non è che ci siamo fessi, ci facciamo pagare un rendimento annuo del 10%, buttali via, perché comunque i soldi devono lavorare sempre, i soldi messi in banca allo 0% o sotto il 5% non ha nessun valore. Quindi, perché molti dicono, ma sai, Genova è lontana, io sono di Catania. Benissimo, ma se tu compri un buono del tesoro poliennale, non è che tu ti sei comprato il buono, lo vai a vedere, lo curi, lo accarezzi. E sempre lo fai per avere una rendita. La stessa cosa è su Genova. Come hai strutturato te il lavoro, e ti ringrazio, come masterclass stai veramente dando dei grandi risultati, è quello che tu non solo selezioni l'affare che dia il rendimento del 10%, ma essendo genovese, conosci il territorio, certo, selezioni l'affare giusto, nella zona giusta, e soprattutto ti preoccupi di fare la domanda, non li fai, me li culli troppo. Sì, sì, guarda, cioè, non vengono neanche. Allora, non li vedono neanche. Allora, esempio, una corsista ha fatto un upgrade di acquisto per rivendita. Lei verrà soltanto dal notaio per incassarsi i soldi, quando non lo vede neanche il mobile. Cioè, gli ho fatto l'offerta col notaio. Poi tutto il resto non serve che lei venga, perché ormai accettano anche le dichiarazioni su eventuali agevolazioni fiscali scansionate, quindi me lo manda scansionato, io le mando. Saldo prezzo, le farò fare il bonifico. Se deve mettere a reddito, io lo metto a reddito. Se vuoi vendere, glielo rivendo io. Però dal notaio, quindi al massimo di quella che tu hai insegnato, la libertà finanziaria, di non fare niente. Cioè, devono solo mettere i soldi, anzi li anticipo io, loro mi faranno poi il bonifico, perché, spieghiamolo, lui viene a conoscere certe situazioni a volte all'ultimo momento, siccome comunque è un consulente che è il primo a Genova, quindi ha molto lavoro e ha grande liquidità. Lui cosa fa? Fa la domanda come se lo dovesse comprare lui. Costano così poco che anche poi, qualora il cliente che avesse fatto l'upgrade dicesse oh, io ho cambiato idea, lo compra lui, non ha nessun problema, quindi non mette neanche in imbarazzo il nostro investitore. No, quindi la cosa positiva è che in questo momento c'è questa possibilità. Poi non sappiamo, perché poi quando esplode, sinceramente, comprare, noi vendevamo 12-13 anni fa gli stessi appartamenti identici sui 150.000 euro, quindi non saremmo qui a dire comprati un appartamento a Genova a 150.000 per affittarlo a 300 euro, perché sempre quelli gli affitti sono, certo. Non aumentano gli affitti. Ecco, poi quando parliamo di rendita 10%, perché qualcuno poi magari un po' che cerca il pelo nell'uovo, dice ma poi ci sono le tasse. No, io parlo di netto, perché qui andiamo a fare dei calcoli. Uno a San Quirico in via Gallesi. Via Gallesi, c'è l'operazione, sì, l'ho complicata. E ora la vediamo l'operazione. Cioè, quando si pagano sui 17-20 mila euro, anche gli affitti a 4.000 euro l'anno, è ovvio che stiamo parlando di un 20%. Toglici il 50%, arrivi anche al 10%. Quindi è un fenomeno inspiegabile, perché comunque uno potrebbe pensare che Genova è diventata Chinatown dove si sparano, eccetera, ma c'è un tasso di criminalità, hai capito, molto più ridotto rispetto a metropoli più importanti, che ovviamente sono più grandi e prendono più persone. Quello è il discorso. La gestione, tra l'altro, con il 3+2, con la cedolare secca, è praticamente a costo zero, perché non si somma la lira, ma anche la gestione a distanza. Cosa vuol dire? Certo. Quando tu hai
perché poi tu, Stefano Mantelli, dovete sapere, vi trova anche poi l'inquilino. Certo, certo. E quindi già quello significa essersi risparmiati una mensilità di agenzia. Quindi una volta che hai trovato l'inquilino, l'inquilino con il 3 più 2, essendo un contratto non di Airbnb, che dove devi starci dietro, eccetera, certo, quello ti dà l'affitto e basta. Poi fai le corna, non paga, il fastidio di andare dall'avvocato, diciamo così, è lo stesso che andare, cioè, non, la lettera dell'avvocato arriva anche se abiti a Catania. Quindi con il 3 più 2, cedolare secca, 10%, il servizio che sta dando Mantelli, a, ci sono tantissimi ormai, sì, no? Ok, e li stai facendo giudicare e prevede i chiavi in mano, chiamiamolo chiavi in mano, esattamente. Il chiavi in mano ed è... normalmente sono partenti già abbastanza a posto, al massimo lo dico, ci saranno 1.000 euro di una lavata di faccia di dare il bianco, ma sono già a posto, certo, alcuni arredati. Qui c'è un po' di cronostoria, nel 2001 nella mia zona di investimento, cioè dove siamo adesso, di agenzia vendevamo i 3 locali di 70 metri quadrati intorno ai 40, 60, 80 milioni, a seconda dello stato dell'immobile. Milioni di lire, ok? Il 31-12-2001 è finita la lira, ok? Quindi nel 2001 li vendevamo a 80 milioni. Oggi, dopo 19 anni, vendiamo gli stessi identici immobili, come quello di Roberto, a 20, 30, 40 mila euro. Cioè, capite bene che sono tornati i prezzi delle lire. Sono gli stessi prezzi, ok? Dopo il forte rialzo del 2003-2006, noi abbiamo avuto 3 anni qua dentro che non si poteva stare e vendevamo case a 120, 130, 140. Era una cosa incredibile, super valutata. Sì, sì, e ovviamente gli affitti non convenivano, perché prendevi una casa a 140.000, l'affittavi a 250 euro al mese, non c'era grande convenienza. Si vendevano dai 90, 120, 140.000 e si affittavano 250, 350. Oggi abbiamo toccato un forte supporto per chi ama la borsa. Un supporto è quando praticamente provieni da un trend negativo, i prezzi continuano a scendere, dopodiché trova un supporto, cioè provano a sfondare questo supporto, ma i prezzi si fermano, cioè non salgono e non scendono, sono lì che fanno, hanno questo supporto qui. E ora stiamo notando, è quasi un anno, che non stanno più scendendo i prezzi, anzi, tutt'altro, in qualche asta stiamo notando che c'è qualche concorrente. Quindi sta per accadere qualcosa. Genova si sveglia sempre 5-6 anni dopo, ok? Dopo rispetto a Milano, dove Milano ormai mi dicono è quasi impossibile comprare all'asta. Siamo nel momento storico più interessante di sempre. Poi alla fine di solito cos'è? Le cose sono due: o rimpiangi di dire porca miseria se l'avessi saputo prima, esatto, oppure rimpiangi di dire perché non ho voluto rischiare. Poi sai che rischio comprarsi una casa e prendersi un 10% di interesse. Okay. Poi la cosa positiva di quando parliamo io e Stefano è che non è che noi vi stiamo vendendo come società di crowdfunding delle operazioni nostre, noi vi stiamo dicendo in generale la panoramica su Genova, e non vi vendiamo niente di nostro, cioè non vi vendo le mie case, anche perché le mie case, se dovessi vendermela a queste cifre qua, io ho un'ottima rendita mensile, cioè dovrei vendere a 25-30 mila euro, e io preferisco prendermi i miei 300 euro al mese. Quindi stiamo soltanto mettendo alla vostra attenzione questo fenomeno che è Genova, che siamo in un momento veramente storico. Va bene, potrebbero anche rimanere per 5 anni fermi, ok, ma comunque hai sempre investito una parte del tuo capitale, 30.000 euro, anche 100.000 euro, e ti prendi 10.000 euro l'anno, secondo me schifo non ti fa, perché comunque alla fine dei conti non è che stai comprando in una zona isolata dove non c'è nessuno, eccetera, in una città che ha 550.000 abitanti, quasi 600.000. Questo è il discorso. Ed è molto bella comunque. Assolutamente. Oggi con Stefano, certificato Masterclass, stiamo facendo aggiudicare immobili intorno ai 15, 30, 40 mila euro. A seconda se hanno, non so, una camera da letto, due camere. Vabbè, ovvio, più grande è, va anche 40. Ma stiamo parlando anche gli affitti. Cioè. Con 40 mila euro io sto per comprare la Q5, l'Audi, e solo gli optional sono quasi 40 mila euro di optional. Cioè, ho detto solo quello. Cioè, ed è una cosa che mi toglierà soldi, ma non è che mi darà non l'affitto, nel senso, cioè, ok. Significa che oggi chi acquista, si acquista ai prezzi del 2001. Ok, i prezzi di 19 anni fa, alla faccia di chi pensa che il mercato immobiliare sale sempre. No, gli affari si fanno quando si compra nel momento giusto, ok? Qua non abbiamo neanche bisogno del don't want, di andarci ad ammazzare a trovare l'affare giusto. È una miniera d'oro, certo. C'è chi dice io aspetto che i prezzi si riprendano, che ci sia una ripresa. Ho capito,
ma stai dicendo che vuoi comprare a prezzi più cari, e beh, contento tu, perché comunque dice la massa farà tutto questo movimento, io mi sentirò più tranquillo di comprare in concorrenza. Vabbè, contento tu, contento, va bene. Sì, sì, io preferisco che continuino a scendere, certo è che non possono arrivare a zero. Quindi anche volendo, uno che ha investito 25.000 euro su un 3 locali di 70 metri quadrati e lo affitta a 250-300 euro, è difficile che vedrai un'agenzia immobiliare due anni dopo vendersi 3 locali 0 euro. Cioè non può azzerarsi. Un titolo azionario può azzerarsi, sì, sì, ma quello non può, no, quello non, certo, assolutamente capitare. Ok? Quindi un conto è investire 100.000 euro e sapere di avere un misero 5% lordo, che già sarebbe un buon traguardo. Altro discorso è percepire il 10% anno e sapere di aver acquistato al minimo storico. Sì, generalmente al minimo storico. Okay. Federico, per diventare un masterclass bisogna seguire una serie di video che durano dalle 4 alle 5 ore. Devi scrivere a relax.immobiliare@yahoo.it e ti mandiamo la serie di video, perché è un percorso che arriva poi con una selezione e ovviamente ha un costo elevato essere spinto e pubblicizzato come sto facendo con Mantelli, ok? Perché questa sera io sto lavorando per Stefano, quindi ovviamente Stefano paga me per avere questi privilegi. E soprattutto per essere un masterclass bisogna essere competenti, bisogna essere bravi. E se non si è bravi, vi insegno io a diventarlo. Okay? Risparmio, vedono che se vengono da te risparmiano un sacco di soldi. Quindi certo, alla fine. Certo. Anche perché comunque essere un masterclass è una grande responsabilità. Perché se io metto la faccia, ok? Faccio da portavoce su opportunità da rivolgere a investitori che non hanno tempo da stare a impazzire con le aste, eccetera. Io dico, guarda, paga lui, ci pensa lui. Ma se lui sgarra o sbaglia, io ci rimetto la faccia e lui ci rimette che non lo chiamerò mai più. Esatto. E quindi perde, nei prossimi 5 anni, la masterclass dura 5 anni, centinaia di clienti, e non lo voglio, possiamo anche dirlo, hai percepito oltre 100.000 euro solo di prepagati da miei investitori, ma certo, li stai accontentando tutti, non certo, puoi sbagliare, perché sa il suo mestiere, cioè se dovessi fargli parlare di cessione del compromesso, probabilmente ce ne faremmo. Però lasciamo perdere, ok? Comunque andiamo avanti, ragazzi, dai, così poi arriviamo anche alla Monna Lisa, ok? È possibile a Genova ora 2020, in questo preciso istante, acquistare una decina di immobili con 200.000 euro e percepire 20.000 euro di affitto all'anno, ok? Poi chiamali lordi, non lordi, eccetera, ma sono queste le possibilità. Io sto facendo degli esempi esagerati, noi non cerchiamo investitori con 200.000 euro, ok? Noi stiamo cercando quelle persone che hanno dei piccoli risparmi che vogliono farli rendere un pochino, perché diciamocela tutta, l'italiano, me in generale, sta tenendo i soldi nel conto corrente, neanche nei bot, nel conto corrente da pazzi. Oggi in televisione hanno fatto vedere che svuotavano i conti delle persone che stavano per mancare a Napoli, stavano per mancare e compravano Rolex, eccetera. Praticamente poi l'erede si trovava svuotato della cosa. Cioè addirittura gli fregavano i soldi in banca, gente della banca con assicurazioni, eccetera. Cioè non si può lasciare i propri capitali nel conto corrente. Va bene una parte di liquidità per la vita normale, gli imprevisti, eccetera. Ma ci sono persone che lasciano il 100% sul conto corrente. È molto meglio prendersi anche un rischio di trovare che magari nell'arco di una carriera di locazione ci sia uno che non ti paga l'affitto, può succedere che perdi il lavoro, fermo restando che tu fai fare anche la polizza polizza affitto protetto, certo, che quindi garantisce anche fino a 5 anni di, sì, in caso di morosità. Sono sicuro, okay, certo. Ok. Ecco le ultime operazioni che il nostro consulente Mantelli ha concluso per i nostri amici investitori provenienti da ogni parte d'Italia. Quindi non si sono fatti il problema di dire io devo investire sotto casa. Molti di loro non sono neanche venuti all'asta, l'abbiamo già detto, quindi gliel'hai preso te. La maggior parte non sono con persona da nominare. Vediamo un attimo, andiamo rapidamente. Allora, tu le conosci a memoria, io ti ho fatto copia e incolla. Via Pietro Borsieri 3,
che praticamente è, questo è strutturato, 73 metri quadrati di strutturato, nuovo, era dove nuovo. Avevo l'agenzia immobiliare prima di venderle, sì, poi tutte. Qua siamo vicini al metro di Brin. E di fronte al metro di Brin praticamente 7 appartamenti miei sono nel giro di 300 metri. Esatto. Sono tutti lì. È una zona comodissima, c'è il mercato di Certosa, vicino a tutti i negozi, a Veglioli, vicino al metro. In 10 minuti sei in piazza De Ferrari, che è la piazza dell'area 51. Dal metro ci arriviamo, sì, sì. E questo qui è stato giudicato a 31.000, qua, 31.000 euro. E questo si è, guardate, nuovo. L'appartamento, c'è anche parquet ordinatissimo. Nuovo, perfetto, eh. Tra l'altro, la cucina nuova, solo la cucina. Io ho messo una locazione 3.600, 4.000 arredato. L'ha preso arredato? Così, lascia. Allora, accesso forzoso, se ne sono andati. Io ho fatto il sopralluogo, la casa è vuota con tutto, hanno lasciato tutto. La casa è nuova e tutti gli arredi sono pronti. Quindi, camere nuove, cucina nuova. No, si affitta di più, si affitta sicuro, perché questo si affitta a 400 più le spese. Sì. Ah, quindi comunque siamo quasi su. Io, 4.800, io ho messo, sì, così, perché poi ho visto le foto, sono della zona. Sì, sì. Perché ha due camere da letto, si affitta. Per bene. Affittarle in 448, questo è per me il prezzo come agente immobiliare. Poi te ovviamente, sì, 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 c'hai, sì, anche altri canali. Sì, allora, bene. Poi questa è 17.000 euro, lotto unico. In via Gallesi, forse, no, dico cosa è. Questa è quella bella, questa, Claudio. E questa, tra l'altro, è confinante con l'area 51, che ora vedremo. Confinante, esatto, non proprio area 51. 17.000 metri. Addirittura sono 90 metri. 83, aspetta, l'ha scritto sul catasto. Sono 90 metri, tre camere da letto in condizioni molto buone. Così poco, perché? Perché è un piano alto senza ascensore, ma si affitta lo stesso molto bene. Beh, anche perché qua... Avesse un primo piano, l'affitta 500 per spese. Io, tu sai che qui sono tutti da piani, quasi 15 anni ho comprato solo case qua, conoscendo i prezzi, eccetera. Ma la maggior parte sono tutti quarti, quindi esatto, piani, sono tutti affittati. Però lui è molto luminoso, vicinissimi di fronte alla Terminal Traghetti. Vedete, qua c'è la metropolitana, esatto, e due dietro, fermate, sei praticamente in piazza. Zona molto tranquilla, c'è due una fermate, parte da fare a piedi la mattonata. Vabbè, comunque ragazzi, stiamo 17.000, parlando di 17.000 metri quadrati. Lì è molto interessante, perché gli rilanci 2.000 euro. E qui vedete che è facilmente raggiungibile il 10%. Ragazzi, questi sono 17.000. Appartamenti che quando venivano venduti male, si vendevano a 1.000 euro al metro quadrato, sì, ma dovevano, sì, essere angelo, bombe. Cioè, quindi appartamenti che, quando ritorneranno ai fasti di una volta, ora sono 15 anni che sono così, andranno poi sugli 80-90.000 euro. Poi, ammesso non concesso che non ritorneranno mai a quei fasti, comunque ti prendi un 10%. Sì. Tanto con 17.000 euro, cioè, cosa compri? A Milano, a Napoli, cosa compri? Veramente nulla. Poi, qui sei via Tofane, questa qui è quella di Roberto, aggiudicata 21.350, quindi l'abilità di Stefano Mantelli, qualora dia la disponibilità di seguire anche voi, è quella di farvi... 21.351, non in più, perché ho detto, se qualcuno ha rotonda 3.50, noi siamo sopra, ma questo è qualche malizia. È quella che lui seleziona in base alle malizie, che poi vi spiegherà live a maggio, e venite numerosi a questo live, perché è fenomenale. E poi stiamo parlando di un live di 300 euro, cioè veramente, cioè, una cosa ridicola, e che le fa giudicare spesso e volentieri dove non c'è nessuno, certo, non sempre ti riesce, ma siccome il genovese si offende, sta zitta e non fa rilancio. Ma qui addirittura vabbè, un'altra malizia, bisogna andare ai sopralluoghi quando il prezzo è alto. Qui perché vado da soli? Perché quando il prezzo era alto, io l'ho vista questa casa, ci sono andato subito ed ero da solo, quando era a 60, mi è andata l'asta quattro volte. Man mano che il prezzo è sceso, l'esecutato si vede che si è ingolosito quasi quasi, e quindi non ha aperto, non l'ha vista nessuno, ma io l'avevo vista perché ci ero andato in tempi non sospetti, certo, e quindi vado da solo. Comunque questo qui è un immobile che nuovo, nuovo. Lì io vendevo, questa era una zona tra l'altro con posteggio eccetera, lì si vendeva più o meno su 1.800. Anche sono palazzi quadrato in cemento armato, tra l'altro. Sì, sì, sì. Sono palazzi anni 60 in cemento armato. Sono ex case IACP, sì, sì, vero, ex case che sono state tutte riscattate, sì, sì. E comunque è una via tranquilla. Sì, sì, assolutamente. Insomma, 21.000 euro ed è un compogiomo anche, sì, con, sì, la loggia. Cioè. Questo si affitta. Andiamo avanti perché ce ne abbiamo tante. Allora, sono tutte operazioni che ha fatto concludere le più recenti ai nostri di nuovo investitori. Fabio, con cui ha inaugurato il secondo. Qui abbiamo pacchetto. Fabio, che lui ha dato subito un incarico per 3 immobili. Questo è il quarto e adesso immobile. Gli ha rinnovato la fiducia e gli ha trovato il quarto immobile, 17.000 euro.
locazione annua, non so, 3.000-3.500, non lo so, non conosco bene la zona. Questo qua di nuovo lo fittiamo a 3.50 per le spese, sì. Ah, quindi 4.000 a 2 all'anno. Comunque, tutti appartamenti che sono, come vedete, perché anche questi in buone condizioni, ottime condizioni. Ok, con solo questi ultimi 4 immobili aggiudicati dai nostri investitori che hanno aderito al pacchetto con Stefano, hanno acquistato, perché la cosa positiva è che non dovete dare il capitale a Stefano che poi scappa e se ne va via o dice ma c'è il rischio che l'azienda fallisce, sai, quando ti compri, quando metti i soldi dicono quando promettete delle rendite così poi c'è il rischio che del fallimento. Noi ve li comprate e pagate voi la procedura, cioè certo. Non dovete dare il capitale a Stefano, anzi se vi richiede non glieli date, certo. Il capitale non lo dà Stefano, lo comprate voi, cioè lui fa soltanto da procacciatore della folla, addirittura lui anticipa e poi se volete darmi mi fate un bonifico, se no lo compro io, quindi siete pagate con al tribunale, quindi assolutamente. No, è quella la cosa positiva, non proponiamo, anzi, ma io sto attento che il tribunale non vi trattenga più soldi. Comunque io ho fatto il calcolo di queste ultime quattro. Sono 86.375 euro per un totale di 282 metri quadrati, una media di 306 al metro quadrato. Cioè, con 86.000 euro, 4 immobili. Non lo so, a Torino, Milano, Roma, eccetera, con 4 immobili. Qui parliamo di un investimento medio di 21.593 euro. Rendita media annua minima di 3.004, massima di 4.000. Questi sono i miei criteri. Tu sei più ottimista. Io sono sempre, come agente immobiliare, tendo a mettere meno perché così lo affitto prima. No? Okay. E quindi è un difetto da agente immobiliare. Comunque stiamo parlando di una rendita che va è superiore al 10%. Toglici l'IMU, le tasse, il periodo sfitto, un po' di facciato ogni tanto. Ma ti col 3+2, concordato, nel momento in cui l'inquilino mette la residenza, paghi il 50% di IMU. Hai una residenza del 50%, nel momento in cui lui mette la residenza. Hai anche il 50% di IMU. Già sono rende molto basse. Essendo una zona con categorie catastali che purtroppo sono superiori al valore dell'immobile, sono superiori, è del doppio, però sono esigue, praticamente di IMU non si paga quasi niente. Esatto, cioè, come seconda casa, parliamo, perché come IMU prima non c'è. Con circa 22.000 euro nel 2001 acquistavi questi immobili, ok? 22 milioni, diciamo. 22.000 euro, a cui devo aver sbagliato, cioè con 22.000 euro non compravi niente nel 2001, ci deve essere comprare una mazza. Non compravi niente, forse volevo dire 22 milioni. Nel 2005 davi solo un anticipo del 20%, esatto. Okay? No, è giusto, con 22.000 euro nel 2001 compravi 40 milioni questi appartamenti, 40 milioni di lire. Nel 2005 davi solo il 20% per comprarne uno intorno ai 100.000, perché costavano, esatto, tantissimo. Esatto. La bellezza di questo momento storico è che i prezzi bassi degli immobili permettono di chiedere affitti onesti, quindi non esosi, esatto, onesti, che rientrano nel range del 3+2, si può accedere alla tassazione più bassa, 10% sul canone annuo. Cioè, ragazzi, meglio di così. Cioè, quindi non devi neanche dire, ma devo sparare alto. No, sono prezzi bassissimi. Però il basso unito al capitale investito ti permette di avere la rendita che, vi assicuro, in Italia non c'è nessuno in genere che, quando vuoi prendere un 10% da un titolo finanziario, ti vai a mettere in un rating che ti dicono già che è di rischio elevatissimo. Okay? Non, guarda, io ho conosciuto tanti telematici che fanno aste telematiche e vengono adotto e tale. E comprano gente. Poi l'ho conosciuto anche fisicamente, a volte vengono a carta e mi dicono, guarda, io ne ho conosciuto uno che compra in tutta Italia, compra anche tanto a Roma, dice, io vengo a Genova perché è l'unica città che mi dà ste rendite. Pazzesco. Quindi lo dicono gente da tutta Italia che viene a comprare a Genova. Telematici, no? Da quando abbiamo lanciato questo messaggio ai nostri investitori, che avevamo questi piccoli importi in banca, che avevano questi piccoli importi in banca allo 0%, si è scatenato un interesse molto forte. Qualcuno non ha aderito perché non ti conosceva, no? Ma era incentivato. Certo. Infatti poi aveva anche chiesto, senti Stefano, ma perché mi chiedi dei soldi prima e non ti posso pagare all'aggiudicazione? Perché è ovvio, dice, siccome non ti conosco, anche fermo restando che sono io che ci rimetto la faccia, perché comunque sei un certificato masterclass, la spiegazione è molto logica. Se tu vuoi essere pagato all'aggiudicazione, io ti metto come lavoravo prima che Franco rivoluzionasse il mercato, cioè io ti porto insieme a tanti clienti in maniera tale che qualcuno me lo compra, però dovete fare dei lanci. Quindi se tu vuoi che io trovo l'immobile solo per te, siccome io devo anche lavorare di selezione,
perché la selezione, ragazzi, non significa che ora tu vai a comprare un immobile all'asta Genova e sei sicuro di aver fatto l'affare, perché uno non sai quando è il timing di intervento. Ci può essere un immobile a 10.000 euro all'asta dove tutto il condominio non paga l'acqua e la luce e quindi non c'è neanche l'amministratore perché se n'è andato e scappato, prendi un bidone perché legalmente non puoi affittare un immobile senza le utenze, senza l'acqua, quindi prendi una fregatura. Quello che fa Stefano è quello di conoscendo il mercato, come lo conosco io, di proporre l'affare giusto e lavora per te. Quindi se tu dici va bene, io ti do fiducia prima, io ti faccio anche uno sconto su quello che ti avrei chiesto dopo, però se tu vuoi pagare dopo, giustamente ti metto in un calderone dove c'è tanta gente, do la precedenza a chi mi ha dato appunto fiducia. Perché dicevo, se avessero avuto la possibilità o il tempo di conoscerti tutti, ci sarebbe stato un problema, perché non riusciremmo a gestire tutte queste persone. E abbiamo dovuto anche sensibilmente diminuire il chiasso su questa opportunità, tant'è che se loro mi seguono nella Diamond, io ho puntato molto su fare upgrade anche con Burgio Pino sui crediti immobiliari, perché comunque avevamo anche difficoltà a gestire poi per te che sei solo tutte queste situazioni. Ora ho fatto uno squadrone perché ho inserito altri 10 masterclass che quindi non ti faranno concorrenza perché opereranno in altre città italiane, però avremo opportunità da offrire a tutti. Ma come Genova, veramente, io ritengo che in questo momento... una collaborazione molto interessante da chi fa aste, chi fa credito. Eh sì, anche perché li crescerai poi sul settore aste, poi la masterclass, tu sai che ha anche la formazione, tu sarai anche relatore, esatto, da pagato da me, ovviamente. Che io porto gli offerenti, il prezzo sale, tutta una collaborazione. Guardiamo quindi tutti. Il rimbalzo è vicino e l'effetto Gentile e Mantelli alla lunga potrebbero accelerare anche questo processo di rialzi dei prezzi, anche se noi ovviamente in ogni servizio diamo l'esclusiva a ogni singolo investitore, quindi anche se sono 10 o uno deve andare da solo e quindi, certo, va a giudicarsi da solo. Perfetto. Ovviamente tu chiedi sempre ogni volta, se qualcuno dice di no, esatto, è successo l'altra volta che uno ci voleva pensare, sì, eccetera, sì, perché io ho proposto proprio quella da 17.000, l'avevo proposta a 4 persone e poi alla fine uno, però bisogna essere tutti poi mi facevano delle domande, soprattutto Claudio dice dove ti porto l'assegno e basta, ha giudicato, comunque portarlo, fai l'obiettivo è quello di Stefano, è di non creare concorrenza tra di voi, esatto, con la massima tranquillità. Io all'inizio quando dava questo servizio ho detto vi sistema in 12 mesi e in realtà li stai sistemando in 3-4 mesi, prima, sì, però io dico sempre non abbiate fretta perché comunque ancora a mio avviso un anno buono l'abbiamo, nel senso che come gli date fiducia lui inizia subito a lavorare, ma non vi mette mai premura. No, no, anzi è capitato, guarda, due volte che il corsista apprezzato, che però io a volte può capitare, come mi hai detto stasera, questa opportunità che è fuori sede, che è in Sardegna, che a me mi hai già, eccetera, che adesso questa sera la potrai anche proporre. Cosa vorrei, sì, ok? Sì, sì. Lo fai in fretta, il 27. Certo. Quindi ad esempio l'altro giorno ci ha contattato un investitore che ha frequentato la prima Academy quasi 10 anni fa, l'Academy è la mia scuola online per investitori, mi ha scritto che voleva accedere a questo fenomeno investendo 250.000 euro, lui nella sua zona nel pieno centro di Roma con quella somma non trova niente con 250.000 euro. Ho chiamato appunto e di questo ti ringrazio perché potevi approfittare, e mi hai detto Franco se accetto questo incarico in pratica devo trovare 8-10 immobili e significa, esatto, dire stop a questo servizio che avevo lì, quindi abbiamo fatto che invitarlo a questo webinar, poi non so se ho offeso, se c'è o non c'è, comunque di questo ti ringrazio perché da un lato significa che stai bene economicamente, che non hai l'ansia della prestazione, perché comunque non bisogna essere ipocriti, l'imprenditore vive anche di soddisfazioni economiche, probabilmente se eri con le pezze a sedere e invece hai fatto giustamente un servizio, hai detto a tagliare questa sera c'è questa possibilità, ho detto così all'amico investitore di darmi il suo cellulare, vabbè comunque l'abbiamo proposto anche l'area 51. Ora andiamo avanti ragazzi, poi fra un po' c'è anche la Mona Lisa. Allora, l'area 51 l'ho dovuta chiamare così perché ho detto voglio la massima concentrazione e attenzione da parte di coloro che non hanno bene chiaro quello che sto per dire. Rimane impressa perché è un'area di Genova che praticamente
deve rimanere quasi segreta, quasi tanto sono rimasti 167 persone, non è che andremo a rovinare il mercato. Bene. Perché il quadrilatero più redditizio per il momento, qui cambiamo, attenzione, esigenze, cambia, ragazzi, tutto, qua. Cambia tutto, cambia tutto, ok? Perché andiamo a investire in maniera più speculativa e per una rendita annua del 20% grazie agli affitti brevi, perché quest'area 51 è di esclusiva competenza di Airbnb, Booking, eccetera. E ora vediamo perché. Perché Genova, dicono, ma non è solo rendita del 10% in questo momento. In questa zona, che è un quadrilatero che conosciamo bene noi, praticamente si possono ottenere delle plusvalenze da sogno, ok? Si possono comprare degli immobili sempre a prezzo ridotto rispetto al 2006, ottenendo rendite che in questo caso superano il 20% di rendimento annuo. Qui deve essere un po' più attento l'investitore, perché ci sono delle situazioni diverse, completamente diverse dal 3+2, dove prendi l'affitto e arrivederci e grazie. Qua bisogna ascoltare un po' di più quello che ho da dirvi. Significa che con tre immobili si possono ottenere plusvalenze del 60%, cioè 20% ad immobile sono il 60%. Vuol dire che tu, investendo, faccio un'ipotesi, 150.000 euro, prendi una rendita del 60%. Se tu compri un immobile per avere il 60% di rendita, non ci riesci rivendendolo ad avere un 60%. Certo, qui, e ora vi farò vedere perché, c'è, grazie al prezzo basso anche in quelle zone, più alto rispetto alle zone dove possiamo investire, certo, noi, certo, c'è questa possibilità. Io l'ho chiamata area 51, ma non è un po' una cosa anche per lasciare il segno e ricordare, è una zona, e questa è veramente la pianta, non è tutta, è una zona dove meno persone entrano e più possibilità abbiamo noi di potervi sistemare, esatto, perché se entra il milanese con i capitali che ha, casino, praticamente si compra tutta l'area, si compra tutta l'area 51. Sì, perché il milanese è abituato a comprare caro, affittare con Airbnb sempre anche a prezzi cari, ma qui ci sono delle performance che sono da urlo, e vi farò vedere anche di andarlo a vedere stasera su Airbnb, potete andare a vedere questa zona, i prezzi che ci sono. Sì, sì. E come si affitta bene, e degli appartamenti bellissimi, tra l'altro, sì, ed è il centro proprio di Genova, che è molto particolare, perché comunque, come molti genovesi che vedo qua che stanno uscendo fuori, ci sono le zone di Via Pre, ci sono le zone anche dove le chiamiamo noi delle bagasce, no? Si chiamano zona del ghetto, ci sono i bassi, eccetera, la zona rossa della dove Via Maddalena. Se compri lì, in quella zona lì, praticamente ti va, i suicidi, quindi ci sono delle zone molto particolari che rendono veramente tantissimo. Attenzione, tutte informazioni gratuite di immobili che non sono nostri, non vi stiamo vendendo appartamenti, quindi non c'è nessun interesse a dire così mi comprano la casa. Ma no, esatto, sono immobili all'asta. È un servizio di agenzia immobiliare, ok? Ora ve lo spiego subito perché è area 51, l'ho già anticipato, è una zona dove meno investitori entrano e meglio è. In riservata a chi ha l'autorizzazione, simpaticamente, dai. Sì, sì, sì. Ok. Non ce n'è tantissime, ragazzi. No, attenzione, no. Non stiamo parlando del 3+2, come ho detto prima, che lì abbiamo già. Questa è una ricerca molto difficile. Sì, ce ne sono poche lì. Perché qui c'è un po' più di attenzione da parte degli investitori genovesi. Perché per avere una rendita del 20% annuo da locazione devi essere molto bravo e devi investire molti soldi in genere. 20% devi prendere un resort per avere un 20%, che è un complesso immobiliare, certo. Ma non lo so se ci arrivi. Qui nell'area 51 si spende pochissimo, e ora vediamo subito con fatti reali che cosa voglio dirvi. Perché comprende una serie di vie molto particolari, ed è anche difficile, perché uno di Milano che non conosce la zona, che ascolta il video, può, certo, andare al Cafdere, e di solito ci si cade perché va deserta, sì, in un'asta occupata da malavitosi, sì, sì, persone senza permesso di soggiorno, certo, prostituzione, eccetera, eccetera, e quindi hai buttato i tuoi soldi. Ok? A 20 metri di distanza acquisti invece instabili che sono storici e protetti dalle belle arti, ci hanno proprio gli affreschi, esatto, soffitti, dove per fare i lavori devi anche chiedere, sì, sì, e sono tutti confinanti, perché il centro storico di Genova è il più grande centro d'Europa, d'Europa. Sì, quindi bastano da 10 metri a 10 metri, cambia tutto. Solo il genovese sa veramente questa opportunità.
Invece di fare l'elenco delle vie, abbiamo preferito chiamare questo quadrilatero Area 51, che è molto grande. Comunque. Sì, sì, molto grandissimo. È molto grande. L'unica protezione che abbiamo da chi ha molta disponibilità economica, ma che non è di Genova, è di non divulgare queste vie, questi civici, dove veramente è possibile concludere affari da sogno. Cioè, veramente, ora ve lo mostro con dati reali. Quindi l'obiettivo di chi vuole investire nell'area 51, quindi questa sera noi ci rivolgiamo a due tipi di investitori. L'investitore che dice: guarda, mi va bene spendere veramente una miseria e avere il 10% e magari con tre appartamenti spendo 75.000 euro. Oppure quell'investitore che dice: no, io voglio essere più aggressivo, voglio anche sfruttare Airbnb, la potenzialità degli affitti brevi. Ho già capito dove vuoi arrivare, Franco. Ho capito che con gli affitti brevi si può fare di più, però devi comunque investire nelle zone giuste. Non puoi prendere l'Airbnb qua dove siamo noi. Certo. Cioè, sì, magari qualcuno lo piglia, ma cioè non è facile. Assolutamente. Certo. Mentre invece il centro storico di Genova, con il Porto Antico e l'acquario, che comunque è il più grande d'Europa, credo, mi sembra, l'acquario genovese, abbiamo la possibilità di affittare a turisti, uomini d'affari, perché comunque Genova non è solo Porto Antico, è anche fiera il Nautico, sì, fiera Primavera, ci sono diverse opportunità. C'è gente che viene solo per vedere i tetti del centro storico. E poi abbiamo un clima, ragazzi, cioè, oggi c'era 21 gradi, sì, cioè, sì, veramente, abbiamo un clima che è fantastico. La cosa che rende irresistibile questa zona è che la locazione è a rischio zero. Attenzione, un 3 più 2 puoi trovare disgraziatamente una persona che perde, certo, lavoro che... e non ti paga. Esatto. E magari giustamente non vuole andare via, fa un po' di resistenza. Qui la morosità è zero, perché con gli affitti brevi uno, quando vuole stare tre giorni a Genova, non è che dice: mo metto la residenza, non me ne vado più. Anche perché quando c'è il check out sa già che viene il tipo lì con le chiavi per pulire e se ne va via. Quindi abbiamo zero morosità. Grazie alla particolarità di inquilini che cerca in questa zona, non c'è il rischio, perché quando affitti con Airbnb, Booking, eccetera, sì, i soldi te li danno subito, anzi non te li danno, se li tengono già subito loro, poi loro ti danno quanto ti spetta. Ok, ora vediamo le capacità del nostro consulente. Qua, se fossimo il 10 maggio, gli farei fare un applauso, perché ha scovato un affare veramente che è quello che ti è valso poi 25.000 euro di provvigione. Non aveva ancora iniziato gli upgrade. Qua si legge male, in effetti è un po' piccolo, però comunque qua avevi fatto una proposta 54.101, perché io metto sempre l'1, 54.101 erano un piano intero. Okay. 4 appartamenti catastalmente individuati come un solo appartamento. Ragazzi, ogni tanto vedo nella sezione commenti che c'è sempre la ricerca dell'obiezione: sì, ma c'è, ma qua, eccetera. Allora, dovete fare attenzione, ragazzi. È vero che adesso io ci arrivo, c'è la gestione degli affitti brevi, giustamente. Ma qui stiamo parlando, ok, di trovare degli immobili che sono a prezzi ancora scontati in una zona protetta, chiamiamola così, tra l'altro dove non c'è anche poi un passaggio di automobili, eccetera, eccetera, e che poi devono essere dati per forza in gestione a società di certo, perché se no devi fare avanti e indietro, ti fanno tutto loro, a teatro c'è tutta una, anche la legislazione regionale. Quando vi parlo di una percentuale, ora vi faccio vedere, è perché già ho compreso tutto, quindi abbiate pazienza. Siccome non vi devo vendere un mio appartamento, quello che vi dico lo dovete prendere proprio per oro colato, perché non c'è dietro nessuna strategia. Cioè, gli appartamenti poi li comprerete voi, decidendo voi e dando l'ok o non ok. Quindi non vi vendiamo niente. Quindi, se vi diciamo delle cose, è perché queste rendite ci sono. Ovvio che se tu vuoi avere un 30% lo puoi prendere, ma devi comunque fare avanti e indietro. Certo. Invece ti paghi una società di gestione immobiliare, che qua a Genova tu hai una convenzione favolosa, sì, per gli affitti brevi, mentre io ho la GP di Genova che è per gli affitti di 3.2. E ora ci arriviamo. Ma guardate un attimo questo personaggio, questo consulente Mantelli, cosa ha combinato. 54.000 euro sempre nella zona. Guardate dov'è. Cioè, è proprio nell'area 51. Tu non sapevi che si chiamava così? No, non sapevo. 50, oh, attenzione, questa è un'operazione rara. Non vi stiamo dicendo che vi troviamo questi affari, perché lui si fa pagare anche molto di più di quello che vi chiede.
un ventivani catastali a 8 minuti già frazionato in 4 appartamenti, 8 minuti dal porto antico. Guardate un attimo, qui ho fatto con Google Map, 8 minuti a piedi, a piedi, non in macchina. Sei di fronte al, poi vicino alla stazione Principe, al metro, di fronte al metro Principe. Ok, comunque, io qui, noi abbiamo fatto la simulazione, è fronte mare, tutto fronte porto abbiamo antico. Fatto la simulazione con Airbnb di 20,5 vani, non la pubblico perché sennò poi quello che diciamo perde valore, no, ma perché non è normale. No, no, ma ci escono 8 appartamenti. E veramente. 4 sono già frazionati, cioè, in 4. Lui ha preso 25.000 euro di provvigione, ok? Ma si è guadagnati. L'ho data al maggior migliore referente. Un immobile di 350 metri con quadrati, tutte finestre fronte al porto antico. Ok. Ragazzi, non vi dobbiamo proporre questo immobile qua. Tra l'altro, anche come spesa di trasferimento ha speso poco, perché essendo già frazionato in 4, ma catastalmente uno, perché sennò compravo 4 imposte di registro. Insomma, meglio di così. Te li sei guadagnati. Pazzesco. Comunque, poi quando avrete poi piacere di conoscere Stefano, e qui avanda soli per vari motivi, insomma, potrete tra virgolette poi corromperlo se vi capita questo affare. Io l'ho dato in mano al cliente che ha voluto. Allora, parlare. Guardiamo invece, torniamo sul reale. Questo cos'è? No? Questo qui cos'era? Allora, Piazza, guardate Fossatello. Questo qua, Piazza del Fossatello, civico 1 interno 7, questa non è tua. No, vicinissima a San Luca. Questa non è tua, è aggiudicata il 5 febbraio, è freschissima. Guardate un po', 65.000 euro prezzo di aggiudicazione. Come vedete costano un pochino di più, no? Perché certo, giustamente sei proprio davanti all'acquario. Sì, sì, sì. E l'appartamento, vabbè, qui non si vede comunque. Primo piano. È piccolo, un primo piano, un 2 camere e cucina, 66.000 euro. Guardate un po', a 6 minuti dal porto antico, cioè dall'acquario, 6 minuti. Ma pieno centro, Piazza Senare, che è via, cioè, San Luca, Piazza Banchi. Pieno centro dell'area 51. Piazza Banchi, dove dietro per via, se no. Sì, sì, sì. Allora, vediamo ora di capire le potenzialità di quest'area e quanto il rendimento annuo di un immobile di 109 metri quadrati commerciali a pochi passi dall'acquario di Genova con gli affitti brevi. Guardate questo immobile qua, 109 metri quadrati, ok? Via delle Vigne 7 interno 3, questa è un'altra aggiudicazione, non so se l'ho ripubblicato, forse mi sono dimenticato di mettere la foto. Via delle Vigne, bellissimo tra l'altro, Via delle Vigne. Via delle Vigne, aspettanati, eccola qua, scusate ragazzi, Via delle Vigne 7, Via delle Vigne 7, 66.000 euro, ok? Tanto tre camere con la casa, cioè vabbè, due sì, ma di fatto tre. È 100, dov'è? 109 metri quadrati. Molto grande quella casa. È grandissima, sì, guardate visto un attimo quanto si affitta. Io l'ho fatto con Airbnb la simulazione, la potete fare anche voi, è gratuita su Airbnb. Via delle Vigne 7 interno 3. Allora, io sono andato avanti, la procedura ti porta a il consiglio di Airbnb è prezzo base 64 euro al giorno, prezzo minimo, cioè quando per il momento è più morto del mondo, 45 euro, prezzo massimo, cioè fiere, quelle cose lì, 192. Allora, per chi poi riceverà il corso su blocazione di affitti brevi il 29 febbraio, gli sembreranno facili questi calcoli, però vi spiego come si fa. Si fa, il calcolo è fatto così, 45 euro che è il prezzo minimo, più 64 che è il prezzo medio, più 192 che è il prezzo massimo, diviso 3, ok? Viene una media di 100 euro al giorno, ok? Ovviamente non sono stupido, non sono un ingenuo, lo so benissimo che non si affitta a 36.500 euro perché non si affitta tutti i giorni, certo, ok? Airbnb, ok, le statistiche dice che in generale il 30% è il periodo sfitto, ok? Quindi per il 30% del tempo nel centro storico, eccetera, non si affitta, perché c'è il check-in, c'è i lavori, la manutenzione, il periodo morto. Quindi praticamente hai solo come lavoro 255 giorni all'anno, che sono 25.000 euro, ok? Annui lordi. Però cosa facciamo? Siccome non mi piace Airbnb, come dice il 30%, io ho tolto un ulteriore 20, quindi ho detto no, non mi interessa, io lo voglio affittare per il 50% dell'anno, deve rimanere vuoto a disposizione, ok? Quindi non più 255 giorni, ma 182 giorni per 100 euro, che abbiamo visto prima, sono 18.200 euro l'anno, cioè vuol dire che per la metà dell'anno è vuoto, cioè ci puoi andare a dormire, certo.
per 25% società gestione locazione breve prendono qua a Genova il 25% del canone annuo. Ti sembra poco? Ti sembra tanto? Se ti sembra tanto te lo fai tu, se ti sembra poco lo devi fare, perché si fanno un culo avanti e indietro, c'è chi c'è cato, rotture di palle, si spegne il lenzuolo, è una rottura di scatole. Quindi rimangono ragazzi 13.650 euro all'anno diviso 66.000 euro, questo è un'operazione, non è neanche di mantelli, di Via delle Vigne, ti dà il 20,68% annuo senza gestire te l'immobile. Se lo vuoi gestire te, ad esempio facendo quei check-in automatici, sai che si mette la chiave nella cosa eccetera, e vuoi fare affitti settimanali, vuoi andare avanti, ti tieni in tasca 4.500 euro. Devi vedere un po' se ti conviene, da dove abiti, fare avanti e dietro. Ovvio che se sei di Alessandria ti conviene, se sei anche di Milano ti conviene, un'ora, no? Lo affitti per settimane. Se sei a Catania non va bene. Okay? Comunque, se dovessi gestirtelo te, perché sei genovese, 18.200 euro, quindi senza pagare la società, sono il 27,5% anno. Vedete che i conti tornano. Questa è l'area 51. Cosa significa percepire anche solo 13.000 euro all'anno per 10 anni? Sono 130.000 euro. E come? Significa aver raddoppiato il capitale, in più aver tenuto il capitale. Cioè, ma tra l'altro tenuto il capitale, perché questi immobili, se tu li affitti a una famiglia, magari con bambini, lo distruggono. Invece qua è sempre tenuto perfetto. È sempre tutto bene. Cioè perché loro devono affittarlo bene tutti i giorni e quindi devono sempre tenerlo impeccabile. Tra l'altro qua a Genova non c'è usura. Il genovese ha l'usanza di chiedere anche a volte per una settimana 500 euro di deposito, che poi ti restituisce se non distruggi l'appartamento. Ma devono tenere sempre bene, pulito, sempre a posto. Sempre. Questa è l'area 51. Questo, se lo vede un investitore milanese che con 50.000 euro, 60.000 euro ha questi rendimenti qua, ti distrugge tutto, i prezzi salgono. Chiaro, okay? Sicuro. Per questo, quindi siamo 159 in questo momento in diretta, quindi perlomeno questo poi verrà tagliato domani, non lo vedono, quindi non c'è problema, non ci sono concorrenti. Ci sono investitori con patrimoni bloccati per via del forte rialzo dei prezzi nelle loro città, e quindi non possiamo far alzare troppi prezzi, altrimenti le rendite da urlo arriveranno poi al 10% in questo caso, perché lì è proprio la zona turistica di Genova, ok? Dove, come se volevi dire, la piazza della Lucina Torre di Pisa, insomma. Esatto. Ok, per noi l'acquario, il Porto Antico, pazzesco, è la nostra piazza dei miracoli, chiamiamola così. Siamo vicino al Duomo, insomma, una zona in... Questa qui, guardate questa ragazzi, Vico della Rosa 4A, 39.160 giudicata, ok? Abbiamo altri esempi di aggiudicazione, però preferisco non inserirle per non dare troppe informazioni. Quello è appartamentini. Allora, andiamo così, poi gli diamo anche l'upgrade e la Mona Lisa. Per chi è ideale l'area 51 rispetto al 3+2, 10%, che va benissimo? Per investitori che vogliono scommettere anche sul rialzo di mercato, intanto ti prendi un 20%, che sia poco lordo o non lordo, un intorno al 20% annuo, se vuoi farlo gestire da una società di gestione, ok? Se invece vuoi proprio il 20% super pulito, te lo gestisci te, però devi essere vicino Genova, nel senso, ok? Investitori che vogliono essere pagati per scommettere sul rialzo con una renta elevata, ok, diciamo che Franco ci ha visto male e che per 10 anni i prezzi rimarranno sempre così bassi, magari, insomma. Magari. Ti fa schifo comunque avere questa rendita? Perché l'area 51 non è un'area che può andare a male, c'è l'acquario di Genova, c'è veramente, è la nostra piazza. Ma c'è una montagna di turisti. È la nostra piazza dei miracoli di Pisa, la nostra piazza centrale, ok? Certo, investitori che non hanno... I vicoli. I vicoli sono veramente... Infatti le crociere che arrivano lì vanno a fare il tour nei vicoli. I Caruggi. Sono diventati poi il patrimonio dell'UNESCO. Assolutamente. Investitori che non hanno tempo di gestire gli affitti brevi, affidare la gestione a società, ok? Investitori che hanno una piccola liquidità che rende meno del 5%. Ragazzi, questo è il discorso. Allora, adesso vi presento un attimo il servizio di Stefano Mantelli. Ok, okay? Io ho insistito molto perché lui, qui Fabio Becchi dice che è una persona molto umile. E devo essere sincero, sei molto umile e hai molto rispetto poi del cliente. E sono stato io più a insistere in questo servizio, perché tu dici, ma no, ma che poi sai, c'è il live, eccetera. Io ho detto, fammi contento qualcuno,
visto e considerato che tanto comunque molti non ti conosceranno e non vorranno aderire, eccetera, però dammi questa possibilità ai miei clienti, visto che comunque sei un masterclass, hai diritto a essere spinto, sponsorizzato da parte mia. Questa sera io sono sicuro che abbiamo visto anche delle prossime aste e ce n'è per sistemare non solo quelli che hanno già fatto l'upgrade, ma anche altri. Ora, allora, molti di voi conoscono il servizio classico ottimo che c'è anche questa sera di Mantelli, che è quello di selezionarvi un immobile con rendita 10% e locazione tranquilla 3+2 senza intermediari, lo affitti, prendi l'affitto, eccetera. Ci pensa Mantelli, dalla selezione ti chiama, ti dice com'è, te lo fa vedere, dici ti va bene, addirittura ti anticipa lui i soldi, che non è da tutti. Faccio io perché magari me ne cogo la sera prima che l'hanno visto. Non è da tutti che un consulente ci mette i soldi prima dell'investimento. E faccio l'offerta io, se poi lo vogliono prendere. E non si incavola neanche se poi tu non onori alla tua, al tuo impegno. Certo, certo. Come perché ci credo tal punto. Perché ci credo, se no se mica scendi, cioè, poi mi devo tenere il cerino in mano. Esatto. Come avete potuto vedere non è necessario nemmeno presentarsi all'asta. Se avete piacere invece lo conoscete, venite a Genova, potete anche venire se ci sono io, ci prendiamo un caffè e venite a vedere come si partecipa a un'asta. Facendolo per persona nominale, gli evito di venire due volte, perché dovrebbero venire una volta a portarmi gli assegni, fai circolare, certo. Consegno l'offerta e poi il giorno dopo però se qualcuno lo vuole vedere anche, possono farlo, a te ti pagano, è venuto, siccome io ti faccio pagare per fare l'esterna a Genova, certo. E vengono a vederti, in questo caso ce l'hanno, se gratis. Vogliono vengono anche tu, però dico, se non vogliono ci penso. Quindi questo qui è il servizio classico, quello che abbiamo dato fino alle 6 di poco fa, esatto. E sarà Stefano ogni volta a chiamarvi, comunicare se volete acquistare l'immobile al prezzo Y, ok? E andiamo avanti. Stefano cura tutta la procedura, non dovete essere creativi, ok? Ci pensa lui, esatto. Voi dovete pensare solo al rendimento. Io vi dico soltanto quello che vi può rendere. Lui che vi costa. La ricerca, lavora per voi mentre voi siete magari al mare, in vacanza, al lago, lui pensa al vostro lavoro. Lui fa l'offerta, lui fa tutta la documentazione, lui va dall'esecutato anche aprendo la persiana, Genova si dice così, entra in casa, sì, ve lo libera, decreto, se lo fate fare un avvocato costa un sacco di soldi. Rapporto con gli amministratori nel passato. Mi trova l'inquilino, giusto, lo trovi senza necessità, ho sbagliato, no, magari mi, no, io non, siccome non è l'altro. Ho guardato un po' male, almeno, perché poi bisogna registrare il contratto, poi un po' una menata con la scheda, una mensilità si chiede anche. Fermo restando che una volta che vi ha fatto aggiudicare l'immobile è casa vostra e siete liberissimi di dire Stefano io adesso non voglio fare niente, Stefano io adesso voglio andarci a abitare, Stefano io lo voglio mettere in vendita, molti lo vogliono mettere in vendita per guadagnarci, quindi lo ristrutturano, fanno lo staging, io ci voglio guadagnare, sinceramente guadagnarci anche un 20%. Okay. Quando tu però ci puoi prendere un 10% all'anno, cioè, capisci? Bastano 3 anni e hai guadagnato di più che guadagnarci subito il 20%. Fermo restando che non è semplice guadagnarci facendoci poi comunque, che in questo momento il mercato non è in rialzo, capito? Sì, esatto. Quella non è, allora, questi sono i prezzi identici, ok, per degli ultimi upgrade, ok? In realtà gli storici avevano usufruito di condizioni diverse, eccetera, però ovviamente non riuscivi neanche. Cioè, invece questi qui sono i prezzi identici degli ultimi upgrade che hanno fatto tutti e sono ancora bassi perché lui tende, dice, cioè, mi chiedi sempre degli sconti. Allora, quello è quello che propone al live e ve lo ripropongo questa sera. Attenzione perché ci sono dei paletti. È per solo un investitore e 3 ipotesi di adesione. Cosa vuol dire? Che non può seguire più persone. Una in più non ce la fai. È un macello, Franco. È dura perché poi vorrei promettere cose che riesco a fare. Non te la senti. Vabbè, no, lasciamo così, non ce la faccio. Non insisto, no, perché ho visto che sono 150 collegati. E lo so, ma... Ok, no, non insisto, perché poi mi diventa poi... Ma finisce che metto in concorrenza no, i consisti, no. Me li ritrovo all'asta. Quindi, praticamente, se volete aggiudicarvi a breve e avere poi, investire questi soldini che stanno dormendo in tasca, pochi soldi, perché comunque, per carità, si rispettano i soldi di tutti, ma 25.000 euro sono pochi rispetto a... Ma Stefano è legale per avere la procura? No, vado io con l'avvocato per persona nominale.
No, no, va con l'avvocato. Con l'avvocato faccio sempre Maggiali. Gli faccio fare 4-5 asti al mese. Quindi no, va con è convenzionato, costa anche pochissimo. Ma l'abbiamo fatto vedere prima la procura. Esatto. Sì. No, viene lui per passare a Milano, quindi non serve neanche dare la procura. Quindi avete... La procura gliela date dopo il mandato e basta. Non pagano... No, no, allora l'ottato costa soltanto 100, che ovviamente il minimo che le ho strappato perché le faccio fare talmente tante. Con l'offerta per prestato nominale, perché la faccio così? Perché almeno non serve neanche la procura prima, perché se loro non ci sono, ma io metto i dati loro come offerente, viene l'avvocato, avrebbe bisogno della procura. Quindi paghi la procura, paghi l'avvocato, invece pagano 100 euro l'avvocato e basta. Uh-huh. In caso della giudicazione, l'avvocato firma il mandato e basta, finita, certo. Gli autentica lui la sì, no, perché io mi scuso, lo davo per scontato, serve no, la procura. Sono io con l'avvocato per prestato nominale, sì, non serve neanche la procura. Questo ma a me non andrebbe bene, ci vuole l'avvocato. Questo è un servizio che hai messo in più perché molti investitori vengono da lontano. Esatto, ma non solo perché l'affare migliore lo scopo alla fine. Ma poi la cosa che mi è piaciuto e ti faccio i complimenti è che lo so che l'investitore poi paga entro due giorni, eccetera. Però tu gli hai proprio fatto vedere, guarda, non ti preoccupare, se cambi idea me lo compro esatto. Io. Cioè questo è un segno, ti fai capire, che c'è proprio interesse su questi immobili. Con un corsista ho fatto un video in diretta. Ovvio che se è un immobile da 1 milione di euro, non c'è 1 milione di euro, puoi perdere i soldi. Con un corsista ho fatto un video in diretta durante l'asta, no? Che poi la delegazione... E gli ho fatto vedere, 27.000, ho detto, guarda, siamo a 27.000, io vado avanti, se non te la senti, fermati, perché lo so che non volevi andare oltre. Ah. Poi alla fine mi ha chiamato e mi ha detto, no, ma mi va bene, l'ho preso a 31, beh, sono fatto lento, mi ha detto, vai, lo stesso. Comunque, quindi io li fermo anche. Comunque, allora, praticamente solo per una persona per tipo di selezione. Allora, se hai 25.000 euro da investire, poi, come hai visto, ne ha fatto giudicare a 17, qualcuno a 27, io adesso non è un paio che 17 esiste la cifra. No, 5. È possibile fare. Anche perché comunque sei sempre tu l'ultimo giudice che direi, Stefano, io il massimo è questo. Esatto. Lui chiede come, d'obbligo mio, sono obbligato, 3.750 più IVA anziché 4.500 euro. Cosa vuol dire? Che vi trova un appartamento al 200% e poi vi gestisce tutta la situazione. 25.000 euro, cioè veramente... E poi è capitato 17.000, esatto. Poi può capitare con un immobile di 80 metri e dici, guarda, ti conviene anche prendere la 30. Certo. Però non siete obbligati. Esatto, te lo dico più o meno prima. Lui si impegna a farlo entro un anno. Cioè, cosa vuol dire? Non è che dopo un anno lui vi saluta. Cioè, nel senso che è il limite massimo. Ma visto come l'andazzo, in 3 mesi, 4 mesi... Io mi impegno finché non se la giudico, io vado avanti. Però certo. La media, la statistica è quella. Due immobili, ovviamente, spenderete 50.000, 40.000, adesso vediamo, poi eccetera. Certo. Prende 6.000 euro di upgrade il suo compenso, più anziché 7.500. Tre immobili, che è il pacchetto full, di più non ce la fai, sono... 7.500. Più o meno spenderete... 75.000 euro di capitale, cioè, avrete una rendita di 7.500 euro l'anno, quella è la cosa, sì, e 7.500 più IVA anziché 9.000. Quindi mi ha dovuto mettere dei paletti perché deve sistemare ancora altri corsisti che hanno fatto l'upgrade, altrimenti avremmo dato comunque una decina, o esatto. 10 l'avremmo fatto. Sì, sì, sì. Quindi questo è uno. Vado avanti, ragazzi, e così poi vi do anche la possibilità di bloccarlo chi lo vuole. Quindi, riepilogando, un immobile vuol dire che hai circa 20-25.000, 3.750, due immobili 6.000, tre immobili 7.500. Esatto. Sono tutti appartamenti che avete visto le aggiudicazioni nella zona fuori dall'area 51, ok? Affitto, però rendite molto alte, affitto 3+2, 10%, cioè vuol dire che non volete stare lì con le società di gestione. Qualcuno ha fatto anche il pacchetto di acquisto per rivendita, comunque. Poi, sì, vabbè, quello è un altro discorso. È un altro discorso. È più difficile, allora, quel, ci vuole molto più tempo, si può fare, ma allora, tempo. Come funziona? Adesso vi apparirà poi il pop-up di Mantelli, dove potete aderire versando il 30% di questa cifra qua, quindi il 30% di 3.750, di 6.000 o di 7.500, uno solo per upgrade, e dopo che avete fatto la prenotazione dovete scrivere a relax.immobiliare@yahoo.it e inviarmi il vostro cellulare per essere chiamati da Stefano per una consulenza subito personale. Certo. Mi deve chiedere dove ti va bene, dove non ti va bene, qual è il budget massimo, il budget minimo, vi proporrà secondo me anche quella cosa della Sardegna, perché ora non abbiamo tempo stasera, no. C'è un'operazione in Sardegna per, con, Lotti, per Lotti, ha individuato una falla e c'è la possibilità di acquistare per Lotti degli immobili che hanno una problematica
che non è una problematica, sono accatastati, sono accatastati in magazzini, ma infatti sono appartamentini in una posta uno bellissimo. Si rivede, sono appartamenti, e quindi per il discorso di Airbnb, cioè lì si va a comprare appartamenti che di solito costano 500.000, mai detto che sono più o meno sui, allora da 18.750 a 30.000, sono 6 lotti, ok. No, ecco Marco, le rendite da affitti brevi, grazie al cielo, c'è la cedolare secca 21%, quindi non fanno cumulo, mentre invece affitti normali 3 più 2 10%, quindi abbiamo anche una tassazione onesta, finché non la tolgono, prima non era così, faceva cumulo. Allora, quindi una volta che avete aderito al servizio di Mantelli, una persona, adesso ve lo faccio vedere, così poi, perché siccome è solo una persona per servizio, io ve lo metto qui, poi decidete voi ragazzi, tanto problemi non ce n'è. Scorrete con il ditino sotto e vedrete in rosso, scorri con il dito per l'offerta promozione, clicchi per l'upgrade e puoi scegliere o il classico pacchetto 3 più 2 cedolare secca con questi prezzi qua, ok? Questi che abbiamo detto. 3.750, versate il 30% stasera. E poi Stefano vi chiama, vi dà la consulenza, potete saldare con calma poi entro fine febbraio, tanto finché vi chiama tutti siete tranquilli, ma al massimo chiamerà tre persone perché non di più. Poi per l'area 51, attenzione, è molto diverso il discorso. Allora. Eccoci qua. Area 51, selezione, questa è la prima volta, nessuno può sapere che cosa stiamo facendo. E anche come per la prima volta saranno fortunati perché ho messo di nuovo, ovviamente è un prezzo superiore rispetto al classico upgrade, però comunque anche te m'hai guardato di nuovo male, però bisogna iniziare, no? Allora, due sole persone, quindi cosa vuol dire? Questa sera possono aderire al nuovo servizio Area 51, due persone. Non capisco perché non mi hai detto neanche questa volta ti sei tenuto stretto, vabbè. Perché mi hai già detto che le persone che ti hanno già fatto la pregrede per il 3 più 2 ti chiederanno di aderire. Per forza. Ok. Un'aggiudicazione area 51, prezzo dai 40-70. Cosa vuol dire 40-70.000? Che 40.000 si trova nell'area 51 un bilocale, 70.000 trovi anche un quadrilocale, esatto. Quindi un 100 metri. Quindi cosa significa? Che non siete obbligati a spendere 70 o 40, sarete voi con il consulente che vi chiamerà dopo aver fatto la prenotazione a dire: guarda Stefano, io ho un budget massimo di X euro, esatto. Ok? Ve lo trovo anche sui 30.000, però è ovvio che dovete avere un po' più di pazienza, magari ve lo trovo fra 7 mesi l'affare giusto. Se invece dici: guarda, a me non mi interessa, io fino a 70.000 ci arrivo, lui ha più raggio d'azione, vi può trovare qualcosa anche di 100 metri, che su Airbnb un 100 metri vai a prendere delle rendite da urlo. Da urlo, assolutamente. Ok? Il servizio che gli ho strappato, perché questa è una ricerca diversa, non ce n'è tanti ragazzi. Non ce n'è. Lui li va a scovare con la tecnica del tribunale sbagliato, va a vedere sul tribunale di La Spezia, va a vedere sui fallimenti di Torino. C'è un lavoro che è lungo, è molto lungo, non lo trovi su astegiudiziale.it. No, beh, lo vedono tutti. Quindi lui chiede 5.000 euro per un'aggiudicazione più l'1% solo in caso di aggiudicazione al prezzo minimo, o cioè senza concorrenti, esatto. O perlomeno anche con 10 concorrenti ma che non fanno un euro di rilancio. Esattamente. Quindi il prezzo minimo base d'asta, quindi quello scontato del 25%, se siete soli o nessuno fa un rilancio neanche di un euro, lui 1%. Dice: beh, mi sono sbattuto, ho trovato quello giusto, l'1%, che poi su 70.000 euro sono 700 euro, sì, esatto. O 400 euro, è solo per il disturbo, diciamo, okay. Così. Anziché 8.000 euro, che poi sarà quello che proporrai al live inizio da qui a maggio, anziché 8.000 euro più 3% di aggiudicazione. La seconda scelta è quella di due appartamenti nell'area 51, sempre budget 30, 40, 50, 60, 70.000 euro, 7.500 più 1% ad appartamento in caso di aggiudicazione. Sempre al prezzo minimo. Prezzo minimo garantito. Cioè cosa vuol dire? Che se c'è gente e fanno anche un euro di rilancio in più, tu lo puoi fare il rilancio ma non spendi l'1%. Esatto. La sua abilità è quella di scovare dove non c'è nessuno, perché l'area 51 non è facile dove ci sono tante occasioni. Il lavoro di ricerca è molto, molto più lungo e infatti tu ti impegni entro un anno.
Quindi vuol dire che se lo trovi ad aprile, amici come prima, te ne sei levato uno, ne prendi un altro. Però comunque non è come il 3 più 2. No, perché qui c'è quindi se avete urgenza di mettere questi soldi, valutate l'upgrade, quello là del 3 più 2 classico, eccetera. Qua bisogna un po' più di pazienza per trovare a fare giusto. Ora, questo è il discorso del pacchetto. Ora, qui come potete vedere, sotto a destra del vostro schermo, scorrendo col ditino, vi verrà scritta promo. Cliccate sul tasto blu, clicca qui per upgrade, troverete la possibilità di poter versare il 30% per uno di questi 5 servizi, diciamo. Sì, esatto. I 3 del 3 più 2 e 2 del... Versando il 30% più IVA, scrivete poi a relax.immobiliare@yahoo.it e mi dite: Franco, prenotato il servizio da un immobile per il 3 più 2 classico o da un immobile con l'area 51. Questo è il mio numero, è il mio orario preferito di contatto, è dalle 18 alle 19 di settimana. Esatto. Stefano vi chiama, vi fate una consulenza di un'ora, dopodiché stabilirete poi le condizioni per il saldo e in automatico inizia subito a lavorare. Ecco, nella consulenza vi proporrà senza impegno questa della Sardegna, della Costa Smeralda. 5 lotti in Costa Smeralda. Però è una cosa in più, quella la valutate nella massima tranquillità, anche perché comunque siamo fuori zona e quindi dovete poi parlarne un po' meglio. Quindi chi vuole può aderire. Ok, questo è il servizio che potete prendere. A live inizio da qui, potrete rifarlo, però il prezzo è quello là. Sarà diverso. Se 8.500 più il 3%. Qui è una promozione questa sera. È una promozione perché per è il nuovo servizio. Ok? Quindi il lavoro del consulente che fa Mantelli è l'opposto di quello di un normale consulente, che di solito ti prende, ti porta e ti riempie di entusiasmo, ma sì, vale di più, fai l'offerta, fai il rilancio, eccetera. Qua addirittura lui non si fa pagare se c'è gente. Quindi immaginatevi un attimo se non è l'opposto. Cioè, cerco di fare essere da soli. Anche il rilancio di un euro in più lui non prende la provvigione. Quindi immaginatevi un attimo, è il contrario di un consulente che cerca di portarvi a far tanti rilanci per prendere la provvigione. Attenzione, giustamente, non sto dicendo che sia sbagliato. Anch'io sono agente immobiliare, ormai ex agente immobiliare, anche se ormai sono dentro la mia agenzia immobiliare, ma io mi faccio pagare alla conclusione dell'affare, quindi quando devo trovare un appartamento lo propongo a tutti, a cane e a porco. È ovvio che se tu mi dici trovami quello, io lavoro solo per te, ok? È giusto, do la priorità assoluta a te che mi hai pagato prima, eccetera. Quindi chiarezza sulla dicitura prezzo 40-70 metri quadrati, la forbice è data dalla promozione, no, 40-70 mila, sì. Nel senso che potete dire a Stefano: no, io lo cerco su 30 mila, però non potete dire a Stefano: lo cerco a 30 mila di 200 metri quadrati, perché quello non è un servizio. Esatto. Vi abbiamo fatto capire più o meno quali sono i range di prezzo. Esatto. Può capitare, poi però, può capitare, però capite bene che se vi trova quell'affare lì di 355 metri quadrati, lui sinceramente a 54.000 euro ve lo dice: guarda, io l'ho trovato, però questa cosa qua io la posso vendere a 20.000 euro se vuoi, bene, se no amici come prima. Lui vi promette queste cose per l'affitto, ok? Quello è molto importante. Quindi io ho messo un 40.000 per un bilo, un 50 per un trino, un 70.000 per un 4 locali, quello è il discorso. La rendita tesa è del 20% se vi affidate con una società di gestione immobiliare, oppure può superarla se invece siete genovesi o vicino Genova, Alessandria, Torino, Milano. Potete gestirlo con affitti però non giornalieri, se no i soldi in benzina, ok? Minimo settimanale, sì. Allora ragazzi, adesso vi è apparsa l'immagine qui sotto il video, a destra del video, basta scorrere con il dito e muovere verso il basso per trovare il link. Chi vuole aderire può farlo, mentre Mantelli spiega la malizia della Mona Lisa. Se raggiungiamo poi il numero lo comunico, se no eventualmente se non raggiungiamo il numero minimo che hai concesso o massimo che hai concesso, vediamo, qualcuno magari domani in replica lo potrebbe anche poi prendere, se no lo comunico in diretta. Ora ti lascio all'ultimo pezzo della Mona Lisa, qui ci sono i riepiloghi dei servizi che comunque possono vedere dentro il link, ok? E verrete poi chiamati da domani, entro il weekend, per confermare tutta la situazione.
Bene, ora, visto che avete aspettato, è il momento della Mona Lisa. Io intanto controllo se ci sono delle persone che hanno bisogno di versare appunto il 30% più IVA, che viene regolarmente fatturato, quindi anche se avete una società ve lo scaricate, perché io vi fatturo con IVA come consulenza immobiliare, quindi vi scaricate anche il costo della caparra, ok? Bene, allora ci vuoi parlare un attimo di questa Mona Lisa mentre io controllo poi gli eventuali upgrade al tuo servizio? Sì, allora l'hai chiamato appunto Mona Lisa, sì, perché tutti eravamo al live e io stavo facendo vedere delle slide di malizie. Eravamo nella fase delle malizie. A un certo punto ho fatto vedere una situazione abbastanza interessante, e cioè uno dei punti più spinosi è quello di quando si compra all'asta delle spese condominiali. In realtà la legislazione, la norma è la stessa del mercato libero, ma nel mercato libero il problema quasi non si pone mai, perché quando si compra nel libero mercato si va dal notaio, si fa l'atto, e il notaio che cosa fa? Chiede quali sono eventuali debiti e chiede la liberatoria dell'amministratore. Quindi alla fine chi compra senza debiti, perché li scala dal prezzo del venditore. Un attimo, scusa se ti interrompo. Sì. Edvige, che tra l'altro saluto, è una carissima corsista, la conosci. Sì. Ha appena fatto, è di Napoli lei, okay. Ha appena fatto l'upgrade per opzione un immobile rendita 10%. Quindi il termine, okay? 3 più 2. Quindi se adesso vedete nel link, complimenti, allora, non prendete più l'opzione un immobile, perché un immobile 3 più 2, perché è stata presa da Edvige, che tra l'altro è una grandissima investitrice, anzi lei è proprio una che ci potrebbe insegnare tantissimo il mestiere, ha una competenza elevatissima. Ottimo, ottimo. E quando viene ai miei seminari, io sai che nelle pause caffè eccetera con lei imparo da lei veramente, e ha frequentato la mia academy, se non sbaglio, forse 10 anni fa. Comunque, quindi ha preso l'upgrade da una 10%, quindi Edvige, manda la mail a relax.immobiliare@yahoo.it con i dati fiscali per la fattura e il cellulare, così Stefano ti chiama e poi ti metti d'accordo poi bene. Okay? Se vedi, è di Napoli. Ma aspettavo più da Area 51, Edvige, molto aggressiva come messaggio. Sì, è vero, è venuta in Costa Azzurra. La ricordo bene, ciao Eddie, forte. Ok, benissimo. Allora, sono rimasti solo gli altri, quello da uno non c'è. Ok, ok. Ecco, allora dicevo il problema degli oneri condominiali. Invece nelle aste, benché appunto sia la norma la stessa del mercato libero, lo riscontriamo sempre, perché quando l'esecutato perde l'immobile, perché magari non ha onorato il mutuo, di certo non va a pagare le spese condominiali. Quindi gli ultimi anni li lascia sempre indietro. Bene, allora la norma è chiara sulle spese ordinarie, cioè diciamo che dice che chi compra, comunque, qualora non siano stati pagati gli arretrati, deve comunque pagare l'anno in corso e l'anno precedente. Qua si intende l'anno non in corso dell'aggiudicazione, ma del decreto, e l'anno prima. Bene, il problema delle spese straordinarie invece è un po' più spinoso. Perché? Perché l'articolo 63 del codice delle disposizioni preliminari, le disposizioni di attuazione del codice civile, parla di oneri condominiali in generale, quindi includerebbe sia le spese ordinarie che le straordinarie, quindi direbbe che gli ultimi 2 anni sono a carico di chi compra, che siano ordinarie o straordinarie. Però poi ci sono state delle sentenze, e qui che ho tirato fuori la famosa Mona Lisa, delle sentenze che invece cozzano contro questo articolo del codice, perché dicono che in caso di spese straordinarie l'onere di sostenerle è del proprietario, che era tale al momento della delibera. Quindi io dico, bene, se io compro all'asta e un mese prima o anche un giorno prima del decreto di trasferimento hanno deliberato il rifacimento del tetto, io non lo devo pagare. E quindi a me è capitato, nella moltitudine di aste che si sono aggiudicate i miei clienti, mi è capitato spesso di trovarmi in contrasto con gli amministratori, veramente io ho un mio cliente 40.000 euro risparmiato, ha comprato un immobile di 110 metri, era un palazzone, un palazzo anni 80, un bel palazzo, stavano rifacendo che facciate,
700.000 euro di lavoro, la sua quota erano 40.000. Lui si aggiudica, io gli ho detto non ti preoccupare, le spese straordinarie non le paghi. Lui, siamo andati a vedere l'immobile che era tutto ponteggiato, gli hanno consegnato le chiavi che hanno smontato tutto, quindi gli hanno consegnato le chiavi dell'immobile col palazzo rifatto, tetto e facciata. Questi 40.000 non l'ha pagato, io ho dovuto battagliare con l'amministratore. Alla fine l'amministratore ha scritto e ha messo me in copia conforme, ha scritto all'avvocato, l'avvocato ha risposto purtroppo ha ragione e il consulente, la giudicata, non le deve pagare. Perché? Perché sono state deliberate prima. Allora, attenzione, la Mona Lisa 1, perché poi c'è anche la Mona Lisa 2, quello che ho fatto vedere al live di marzo era la Mona Lisa 1, che diceva che non devono essere pagate se non dal proprietario che non c'è più, quindi di chi era il proprietario mentre era libero, quindi l'esecutato. L'esecutato non c'è più e non le paga. Quindi chi le paga? Vanno ripartite, lì che l'amministratore ha fatto un'assemblea e l'hanno mandato a quel paese. Ha detto a tutti, signori, la quota di questa persona dovete pagarla voi. Quindi tu pensa agli altri come reagiscono. Quindi viene divisa pro quota tra tutti gli altri, escluso l'aggiudicatario. Ma la Mona Lisa 1, in realtà, lasciava aperta, perché non escludeva un'eventuale possibilità di rivalsa del condominio nei confronti dell'aggiudicatario. Ok, quindi il dubbio era quello, cioè era una Mona Lisa ma ancora in itinere. Cioè, io l'ho usata mille volte, ho mandato la sentenza agli amministratori e mi hanno dato ragione. Ma è uscita la Mona Lisa 2, una sentenza di marzo 2018, che è quella che mi ha fatto fare l'operazione, che poi avevo fatto un video che ho comprato io a 5.000 euro, un appartamentino a Borzanasca, comunque case nuove, 5.000 euro, arrivata al nono tentativo di vendita, perché c'era un cantiere, il costruttore fallito, e c'era una marea di spese straordinarie, e su quell'appartamento si parlava di 60.000 euro di straordinarie quota di quell'appartamento. E quindi nessuno lo comprava. Nessuno, in realtà non è così. Perché? Perché la Mona Lisa 2, quella di marzo, ti blinda veramente, perché cos'è che dice? Dice che qualora il credito non sia del condominio, ma sia di un terzo, qui, e fa proprio l'esempio, dice l'esempio l'impresa appaltatrice delle facciate, allora a questo punto non ci può essere in nessun caso una rivalsa del condominio nei confronti dell'aggiudicatario, in quanto l'aggiudicatario non ha firmato nessun contratto al terzo appaltatore, cioè il terzo appaltatore non ha nessun titolo, non può fare un decreto ingiuntivo a colui che non era proprietario quando gli hanno assegnato i lavori. E questo pochi lo sanno. Io pensate che un consulente Remax, che poi si vantava di essere uno dei primi d'Italia, pensate che Remax cioè, anni fa, io lo contavo sempre in tribunale, che è stato tanti anni fa il primo d'Italia, dice, io compro da solo, dice, l'unica cosa è straordinaria, mi stanno vessando, ha pagato le straordinarie su tre appartamenti. Dico, guarda che venivi da me, te le facevi risparmiare. Dice, porca Eva, te risparmiamo 30.000 euro. Sei ritrovato 30.000 euro di straordinarie su tre appartamenti. Allora, attenzione, a volte la competenza di chi vi può aiutare vi fa risparmiare un sacco di soldi. E qua è fondamentale, bisogna stare attenti, perché se l'azione addirittura parte dall'impresa, e spesso parte dall'impresa, perché il condominio non ha i soldi per fare un pignoramento immobiliare, allora l'impresa a cui non sono state pagate parte del tetto, ad esempio, lei cosa fa? Parte contro il condominio eccepisce che deve scutere direttamente l'esecutato, va dall'esecutato, va dal nuovo proprietario, il proprietario dice non hai nessun titolo, perché quando ti hanno affidato l'appalto, la sentenza lo dice, io non c'ero e quindi tu non mi puoi chiedere nulla. E questa è una bomba che fa risparmiare un sacco di soldi, perché spese straordinarie se ne trovano continuamente, continuamente. Quindi io sulla mia pelle ho visto con i miei clienti, veramente, cioè, chi 10.000, chi 15.000, chi 40.000, come quel caso di un appartamento a Molassana, sono un sacco di soldi risparmiati. Ma pochi lo sanno, le pagano perché l'amministratore te le chiede. Quello è il problema, cioè l'amministratore non gliene frega nulla, lui ci prova. Ti manda gli ultimi anni, ti manda le straordinarie, ti manda le quote, ti dice devi pagarle. E lì bisogna sapere che hai diritto a difenderti a opporti. Bene, questa è una cosa che... Assolutamente. Cioè, sulle straordinarie c'è una grande confusione, pochi lo sanno, bisogna avere la sentenza giusta e interpretarla. È difficile sapere questa informazione qua. In effetti io l'ho scoperta poi con te, eppure sono nel settore immobiliare oramai da secoli. E è un, tra virgolette, una spesa che uno sa già che gli spetta
e paga senza dire A o dire B. E poi gli amministratori ci provano, insistono, mi dicono: ma come? L'abbiamo deliberato prima, ma comunque ne godrai tu, te le ritrovi tu le facciate fatte, il tetto fatto, il vano scala fatto, ma non è così. Perché la norma ha voluto, anzi la Cassazione ha voluto dare una certezza e dire: no, non hai potuto partecipare alla delibera, non hai potuto decidere, e non hai potuto comunque dire la tua, magari chiedere dei preventivi, voler chiedere un preventivo a un'impresa portata da te, cioè non hai partecipato a questo affidamento di questo appalto, e quindi non sei tenuto a pagare. Bene, 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 bene. Bene, allora, direi che insomma doveva durare 2 orette, abbiamo sforato di 40 minuti, 2 ore e 40. Io adesso sto per chiudere il link per fare l'upgrade con te, quindi se qualcuno, io adesso ho messo il cellulare in ricarica perché voglio guardare e non so dirti se ha fatto qualcun altro l'upgrade eccetera. La possibilità di fare l'upgrade per chi vuole investire dei soldini c'è, basta cliccare adesso in questo link, basta che ci clicchi, ti rimane salvato, potete farlo anche questa sera una volta chiusa la connessione con Stefano. Per chi vuole venire al live, lo sappiamo già, abbiamo già avuto le prenotazioni questa sera, quindi Stefano lo vedrete il 10 maggio 2020 dalle ore 8:30-9 fino alle 19:30 10 maggio, dove parleremo solo di strategie e di come si fa un'aste immobiliare, come si partecipa eccetera. Solo malizia, come vedete, eccetera. in sole neanche due ore e mezza vi ha svelato tre malizie, quella della no tax, quella dell'otto e quella della Mona Lisa, che poi è una cosa che in Italia non viene non è molto conosciuta questa situazione qui, e vi permette di fare l'articolo 63 è troppo stringato e quindi pare in genere di ma solo con la procedura della no tax e solo con la procedura della Mona Lisa questa sera i partecipanti che ti hanno seguito, comunque numerosi perché sono 2 ore e 40, sono rimasti più di 130 persone collegate, quindi significa molti domani vedranno poi la replica significa che insomma hai dato quello che io mi aspettavo tu dessi a questa platea di investitori e aspiranti investitori. Io tra l'altro ho ideato la masterclass proprio per dare a tutti la possibilità di farsi seguire da professionisti come Mantelli e tutti gli altri che ho selezionato, ok? Io non li conosco ancora personalmente, hanno la possibilità di diventare poi come te, perché anche se non hanno delle competenze ma hanno la passione e la voglia di diventare i migliori nel proprio campo, io gli darò tutti gli strumenti per diventarlo con questa masterclass. Tra l'altro tu, per chi sceglierà poi la nicchia AST per la loro città, sarai il relatore formatore di come si diventa un consulente, certo, di AST che si fa pagare prima, certo, per trovare l'affare giusto al cliente. Quindi per chi non sa cosa vuol dire che la masterclass, ma ha delle competenze e si volesse candidare, può scrivere relax.immobiliare@yahoo.it e richiedere la serie di video che ti spiega passo passo come arrivare poi a candidarti e soprattutto se per te è opportuno essere preso, messo sul piedistallo e pubblicizzato presentato come si deve da un formatore conosciuto a livello nazionale e quindi avere tanto, tanto da lavorare e soprattutto il rispetto e la credibilità di essere pagati per trovare l'affare, esatto, e non essere obbligati a portare tanta gente all'affare per farlo, sperando che uno certo, lo compra. Ma dai, la priorità assoluta a chi ti ha pagato prima, devi lavorare solo per lui. Che io ho fatto per più di 20 anni come titolare di catene di agenzie immobiliari e io so che noi dovevamo portare tanta gente a vedere questa casa, basta che qualcuno se la comprava, perché certo, le spese c'erano, i dipendenti costavano, la luce costa, il telefono costa, certo, e poi alla fine viene davanti a tutto la tua famiglia e devi portare qualcosa a casa. E la stessa cosa il consulente per aste tradizionale deve comunque portare il risultato a casa, se non si mangia nessuno ti aiuta. Certo. Invece io ho rivoluzionato praticamente il modo di concepire la consulenza
dando la possibilità di soddisfare investitori che non hanno esigenze di abitazione, ovviamente, certo, ma di investimento, che hanno però poco tempo a disposizione, sono molto impegnati, hanno nella loro filosofia dire sono i soldi che lavorano per me, non io per loro, e quindi loro investono del denaro, esatto, per poter far lavorare i professionisti che gli portino il risultato a casa. L'upgrade con te è uno di questi servizi che hanno aderito in tantissimi sì, in passato. Okay. E tra l'altro fino a questa sera abbiamo lasciato a dei prezzi competitivi, perché come sai la materia è vasta e ogni giorno c'è qualche casino, qualche virgola, qualche articolo, qualche delegato che basti al contrario. Succedono cose che forse dovresti creare una collana di libri, non un libro. Quindi cosa si estingueva, sono andato, non si è estinta, ma per dire, capita una cosa che non faresti io mai. Io mi metto nei panni degli investitori che vorrebbero, perché comunque tutti vogliono far sfruttare un po' questi soldini che si sono sudati, e però si devono confrontare poi con la mancanza di esperienza di questo settore, perché comunque è un settore difficile, non è solo presentare una domanda e trovare l'affare giusto, trovare anche la città giusta, poi dipende dagli obiettivi. Se uno vuole fare plusvalenza in questo momento con le aste, deve avere le strategie che gli insegni il 10 di maggio, perché devono trovare opportunità dove non c'è concorrenza. Se invece vuoi fare affari per mettere a reddito, devi trovare le città che ti permettono questo. In questo momento la Costa Azzurra e soprattutto Genova ti permettono di monetizzare, perché la rendita è importante. Poi se invece vuoi fare speculazioni elevatissime, allora ti devi mettere nello stralcio e nel credito immobiliare. E noi nella Masterclass abbiamo trovato e selezionato anche consulenti che diventeranno professionisti per far soddisfare persone che vogliono speculare e guadagnare mentre sono al mare. Il consulente sta lì a sbattersi, esatto, a guardarsi 10.000 perizie, viene prepagato prima, e ovviamente il costo per partecipare a questo tipo di servizio è molto più elevato rispetto al tuo upgrade, perché lì andiamo proprio alla cieca. Bene, grazie a tutti ragazzi, riattivo un attimo la chat per fare gli ultimi saluti. E niente, cosa vi devo dire? Grazie a Stefano, grazie per il tuo tempo, e ora il prossimo appuntamento è il 10 maggio 2020. Domani poi chiamerai le persone che hanno fatto l'upgrade, per ora so che l'ha fatto soltanto Edvige. E niente ragazzi, poi altre domande, altre cose, 10 maggio ci vediamo a live, potete pranzare poi con lui che ha fatto l'upgrade questa sera, e direi che siamo un po' stanchi adesso, anche se siamo belli carichi, e quindi vi dobbiamo salutare, sono quasi le 10 perché non abitiamo proprio vicino, quindi ci vediamo poi nei prossimi video, e grazie a tutti ragazzi, e grazie, buonanotte. Buonanotte, grazie, ciao. Grazie ragazzi, chiudo la connessione. Ciao a tutti, ciao.